Io mi chiamo Firenzo. Indosso, fino a qualche tempo fa, avevo la maschera del figlio. Ora, in New Game Plus, sono figlio della mia stessa esperienza. Ciononostante, nel mondo di Lordran c'è una vittima che sta soffrendo più di ogni altra. Gwyn voleva vincolare la fiamma e invece è chiuso in un loop temporale nel quale Firenzo continuerà a impedirglielo ancora e ancora. Questa è la spada di Artorias e dichiaro il Firenzo Requiem! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori senza green screen quest'oggi perché ho sbagliato e soprattutto buon pomeriggio, maestro. Buona domenica, ragazzi, buonasera, carichi come sempre e fortunatamente online. Per ora abbiamo riso con Michele dicendo proprio 10 minuti fa che l'altra volta abbiamo cercato di duellare, ma automaticamente, senza neanche esprimerlo alla chat, abbiamo fatto come Goku e Vegeta e abbiamo detto ai server di allontanarsi perché avremmo dovuto duellare in un posto sicuro così che nessuno si potesse far male. I server hanno deciso quindi di andare offline per evitare ulteriori danni dovuti alle nostre aure, alla nostra energia. Ragazzi, eccoci qua dopo le attese che si fanno sempre più lunghe anche tra il giovedì in questo caso e la domenica, nonostante non passino tanti giorni, sono comunque troppi perché io ho voglia di andare avanti, di giocare e in realtà sì, di scoprire, perché pensavo che questo New Game Plus mi avrebbe portato semplicemente a raffinare, ok, ma già solo l'anello di una strega dell'altra volta mi ha devastato il cervello, quindi credo che anche il New Game Plus sarà super importante per imparare di più sulla storia di questo gioco. Non è un caso che ti dissi era da fare, ma non soltanto a livello di narrativa e speculazione e completismo, anche perché quest'ultimo soprattutto è stato fatto molto bene nel New Game. Mi riferisco proprio anche al gameplay. Al gameplay e shortcut e skip e meccaniche e regole e pugni. Esatto. I pugni, tanta roba. E allora, innanzitutto, oggi quindi prendiamo pugni Quillag. E questo sì, già di per sé. Ovvio. Però, tra l'altro, prendiamo pugni Quillag, ma con la fiamma e probabilmente lei è resistente, quindi non so quanti pugni serviranno. Particolarmente. Sì, però va bene così. E l'anello della strega, tornando proprio, ripartendo da dove siamo arrivati, ok? Cioè l'altra volta, perché è stato un po' il momento di trama più importante, secondo me.
L'anello della strega è un... a parte che in chat mi ricordano che è uno dei doni iniziali, ora che lo leggo scritto effettivamente sì, è così, è. Ne avevamo parlato proprio nella prima puntata ma avevo rimosso. Al di là del fatto che sia un dono iniziale, ricorderete che nella scorsa puntata abbiamo puntualizzato come fosse qualcosa di sconosciuto anche al narratore. E questa è una roba super importante, perché invece il narratore onnisciente aveva, insomma, come dire, conoscenza di cose che non erano diffuse, di eventi che non erano diffusi o di situazioni che non erano diffuse neanche tra le menti dei più grandi sovrani di Lordran. Quindi pensare che anche il narratore onnisciente davanti a quell'anello non possa che fare spallucce, secondo me denota un'importanza che, ora dirò una cosa grossa, ok? Magari voi direte, sì, vabbè, ma che dici, non è così, perché ci avete già giocato, ma secondo me una roba del genere è talmente importante che non si consumerà solo in Dark Souls 1. Cioè una roba che il New Game Plus di Dark Souls, perché è una roba da New Game Plus questo anello, ma non solo, da New Game Plus 4000, perché se non ci fosse Michele a dirmi guarda vai lì e dai la larva del sole al corvo così che ti ridia indietro l'anello della strega, mi viene da pensare che questa lore delle streghe andrà avanti per 3 Dark Souls e non solo per uno. Mi sembra una cosa che avrà solo un foreshadowing qui. Poi vabbè, magari il 2 parlerà di Lecca Lecca e Luna Park, perché... tranquillo, ok, ne riparleremo. Però in linea di massima vi direi che le streghe torneranno, le streghe secondo me saranno una parte importante di questo Dark Souls. E a tal proposito vorrei darvi una teoria pazza, che credetemi è solo una teoria pazza, è solo una teoria di pancia, quindi prendetela per quello che è, una teoria pazza fatta di pancia, nell'attesa tra un gameplay e l'altro, perché magari vi sorprenderà. Ma io queste cose ci penso davvero a Dark Souls anche quando non giochiamo, e quando arrivo qui davanti alla title screen a parlare con voi, quello che vi dico non è improvvisato, ma è frutto di io sul divano nel mio giorno libero, sabato, che dico ma io ho visto questa cosa, chissà che cosa sarà, chissà che cosa non sarà. Beh, e quindi, è la cosa più bella. Sì, e quindi ci penso tanto e mi sono detto, noi abbiamo un nome più o meno per coloro che hanno saccheggiato le anime, ovvero gli dèi. Se lo sono dati da solo, questo nome, se lo sono dati da soli, noi li chiamiamo a volte Lord, perché insomma sono comunque coloro che hanno governato. C'è chi li chiama dèi, loro stessi si sono chiamati come tali, e sappiamo poi con quella cosa che ci ha fatto ridere nella torre di Sithil senza scaglie, no? se lo son dati da soli il nome di divinità, e poi tra parenti facevano i culti a vicenda, lo zio che dava le pacche sulle spalle a Gwyn, bravo esatto, zio, esatto. Sei il dio più bravo di tutti. Però non abbiamo un nome per i divoratori di umanità. Non sono propriamente dei, nessuno li definisce come tali, no? Anche perché nell'era del fuoco sembra esserci un allontanamento di coloro, anche proprio etico, di coloro che non corrispondono allo schema di divisione di anime voluto da Gwyn, ok? Sembra che gli dèi siano legittimi solo se l'anima viene da Gwyn, ok? E questo per un potere forse che Gwyn, senza forze, per un potere che Gwyn ha avuto su Lordran, diamine, sta veramente... Intanto ringrazio, ragazzi, al solito, i tantissimi iscritti, arrivano regali, grazie da una parte e dall'altra, grazie di sostenere i nostri canali, siete veramente grandi, avete creato e generato, fatemela dire questa cosa, due dei canali più forti a livello di gameplay in Italia. Da quando facciamo Dark Souls abbiamo notato io e Michele che sia il canale Stadione Chiara che il canale Sabaku no Sutrima, anzi, stanno crescendo ancora di più di prima, e quindi grazie, perché tutte queste sub regalate, tutte queste views stanno proprio foraggiando due canali ancora più in crescita di prima, quindi grazie. Dicevo, comunque, gli dèi sembrano essere divini, cioè sembrano essere legittimi solo se hanno ricevuto l'anima da Gwyn. Quindi pensate un po', neanche più un discorso sulle anime, è un discorso su da chi proviene quell'anima. Se proviene da Tizio è buona, se proviene da Caio, la strega di Aizalit fa schifo, mica la dea di Aizalit, la strega di Aizalit, le anime cattive volevano fare la fiamma del caos. Quindi arrivo al dunque, arriviamo alle umanità. Che cos'è se non uno stregone, Manus?
No, è il tipico esempio di uno stregone, no? C'ha la staffa grossa, è bestiale, c'ha quella mano tutta quanta tentacolosa fatta di oscurità che ho rivisto anche nelle storie di Michele su Instagram. E quindi, secondo me, le streghe potrebbero essere effettivamente, le streghe e gli stregoni, coloro che invece ciancicano con l'umanità. Stregone e strega è un termine un po' dispregiativo nel campo della magia, non solo dentro Dark Souls, ok? Sennò sei mago, strega, stregone, un po' warlock, quindi dal punto di vista delle cose che vengono viste negativamente. Penso che Dark Souls non sarà la storia dell'anima oscura e basta, ma anche di cosa ci si fa con quest'anima oscura e dell'oscurità che l'ha partorita. Ecco perché, chiudo, per me le streghe non finiranno qui. La stregoneria andrà avanti e rappresenterà tutto ciò che non è convenzionale, ok? Nel mondo di Lordran continuamente vedremo dei poteri convenzionali accettati, in questo caso l'anima di Gwyn, e quelli che invece sono lontani dalla via bianca, ok? Utilizzo volutamente questo termine, e allora sono stregonerie. E vedremo, ma secondo me quell'anello significa giusto appunto questo, ed ecco perché la sua incisione non sarebbe neanche decifrabile. Allora, ok, prego. Allora, partendo dal presupposto che la chat era preoccupata perché mi vedeva guardarmi intorno quasi distratto, ma è perché stavo cercando di evitare il cambio di server di Twitch che mi sta abbandonando. Oh, ragazzi, no, stavo tecnicheggiando. No, ho dovuto abbassare il bitrate, spero di poterlo alzare mano a mano che la diretta va avanti. Ok. Però sono qui. Allora, nel New Game Plus adesso io assumo un ruolo diverso. Sono un pochino più schietto su certe realtà, sì. Tanto che in realtà alcune delle quali il pubblico sperava sarebbero arrivate, gli si sono stupendamente ritorte quasi contro, perché la traduzione giapponese toglie e corregge dei miti, o comunque in realtà delle conclusioni totalmente legittime che noi tutti per tantissimi anni abbiamo ottenuto, deciso e definito come tali, perché quello c'era scritto, santo Dio, sai che c'è scritto il contrario di quell'altro, cioè è un peccato. Chiaro. Vedrai in Dark Souls 2 purtroppo anche lì ci sono delle cose bestiali di traduzione. E bene, ora, due cose. La prima è un fix. Ti ho ascoltato, è tutto estremamente interessante rispetto al futuro, specialmente la tua concentrazione sul concetto ruolo, esistenza, sì, e poteri delle streghe, però contemporaneamente attento, perché su una cosa ti correggo, okay, sull'altra farò impazzire tutti come introduzione della diretta, perché okay, c'è un dettaglio della traduzione giapponese che a chi conosce più di te i Souls, intesi come Dark Souls, certo, ecco, metterà uno sfrigolio tra le dita. Ok. E non soltanto... Allora, sì, è vero, l'anima di Gwyn è quella suprema. L'anima di Gwyn è la più potente, ecco, lo sconfiggi come guscio di se stesso, e tra l'altro essendo una delle creature che è nata dall'oscurità, si può anche capire come mai riesca quasi a diventare, tra virgolette molto spesse, vuoto, anche mm-hmm, se vuoto non è perché non è un essere umano, però comunque ha quel tipo di rapporto con ciò che potrebbe essere lo svuotamento del proprio potere, del proprio senno. Chiaro. Ecco, comunque, è vero, Gwyn è il supremo, Gwyn è lui, Gwyn è il, ma sono lord anche gli altri. Izalith non è meno lord, nel certo senso che è vero che è chiamata strega, ma è un po' come definire dio del sole, Gwyn, nel chiaro senso che è vero, lei è la strega, è definita tale, ma è comunque con una delle grandi anime, cioè chiaro, sono tutti lord, quei tre, poi i quattro re, Sith, no, sono entità che hanno ricevuto una parte della grande anima di Gwyn come premio o coercizione in qualche modo legata al potere, a ciò che poteva essere la sua monarchia. Posso chiedere mm-hmm una cosa? È una domanda sì serissima. Sì, vai. Avevamo parlato di questa cosa l'altra volta dicendo che la narratrice mm-hmm viene dopo questo periodo, giusto? Cioè tu ti ricordi che ti dissi, sì, ma come fa a conoscere? Se lo racconta, sì. Ecco, il senso del tempo se sta raccontando di un mondo eterno. Strega di Izalith è un termine utilizzato contemporaneamente alla guerra dei draghi o si chiamava la Lord di Izalith? Non so se è una cosa che si sa. Allora, ti risponderò semplicemente dicendoti una cosa. La narratrice non sta decisamente raccontando il prologo durante la guerra dei draghi.
Ok, perfetto. Quello che mi volevo sentire dire, a posto. Questo è... Però la cosa invece seconda, che farà impazzire tutti in assoluto, perché è un dettaglio piccolo, non è nulla di macroscopico, ad alcune macroscopicità ci arriveremo, ma questa cosa è piccola. È piccola, ma sai il famoso discorso dell'effetto... come era? Farfalla? C'era... non mi ricordo come si chiamava. Butterfly effect. No. Teoria del caos. Come si chiama? No, non è il caos. È l'entropia, dici? Guarda, c'è un modo... No, so che si chiama effetto farfalla, però ha anche un altro nome che adesso mi sfugge, chissà da dove l'avevo pescato. Però, no, Mandela non c'entra niente, ragazzi. Parlando di quello, esatto, si sta parlando... Caos, ci ha azzeccato, caos, ok. Sì. Perfetto, ok, era quello allora. Ecco, il fatto... Ecco, qui abbiamo a che fare con... Una piccola cosina che a te farà, ah vabbè, certo, hanno deciso di tradurlo così, però, beh, figo, sì, ok. A loro farà venire, non dico nulla di epifanico, però di eccitante, ossia, in giapponese, la corretta traduzione non è, con il kanji che hanno utilizzato, lord. Ah. Loro non sono i lord. Ok. E questa è una cosa che hanno romanzato, funziona, è bella, è anche molto altisonante. Però politicamente imprecisa mi è sempre sembrata tale, ok? Bravissimo. Ok. C'è già la chat che è impazzita. Dimmi come si chiamano, ti prego. Non me lo puoi dire? Sì, te lo dirò. Ah, ok. Te lo dirò. Sono re. Ok? Re. È una cosa importante. Eh beh, certo. Loro per quello che ti dicevo politicamente imprecisa, sì, esatto. Ha super senso. Ed è una cosa che ha un... Visto che, allora, finché si tratta, te lo dirò sempre questo, te lo dico qui in questa traduzione come finale, finché parliamo di Dark Souls, molti errori di traduzione di quelli sottili non hanno conseguenze. Mm-hmm. Quando un autore fa dei sequel, o un sequel, ma insomma fa qualcosa che è un seguito, su quello che ha scritto lui... E lì è come una diga che si rompe. Certo. Perché se li chiami re prima e li tratti da re dopo magari, ma tu pensi a lord e magari fai conflitto con quello che poi viene tradotto re in occidentale nel sequel, non capisci più un cazzo. Certo. Esattamente. Dicono in chat cosa, ma quindi Dark Souls 2 ha senso. Ovviamente io non posso capire. Però, ok. Allora. Di Dark Intanto Souls entro 2 in ne gioco. Parleremo. Ricordatevi che Dark Souls 2 è fatto da From Software, nel senso che comunque, per quanto abbia un autore diverso che ha avuto dei fraintendimenti, oppure più che altro ha preso delle decisioni molto forti che non facevano parte della visione originale, comunque il seme originale è quello, quindi non preoccupatevi, sì, certo, ma tempo al tempo. Ah, volevamo giocare, quindi. Allora. Sì, assolutamente. A parte ora mi invaderanno in tempo zero, però provaci. Sì, io sono già stato invaso, non ho fatto in tempo a... Sì. No, ma probabilmente succederà anche a me. No, ancora non mi hanno invaso. Però tanto tu non puoi arrivare. Vabbè, no, ma mi sa che è arrivato anche te, il tuo fuoco spento. Chiudo dicendoti che... cioè, ma in realtà chiudo un cazzo, perché abbiamo appena cominciato la live, quindi mi sentirai, eccolo qua, Phantom Blade. Ah, grandissimo Phantom Blade! Scusami, sì, minchino Phantom Blade, è quello che ha occupato il posto per il duello finale tra me e te, quindi minchino. La cosa, credimi, è finito Dark Souls 1 e io non sono soddisfatto per un cazzo, ma non nel senso che non mi è piaciuto, nel senso che da quando nella scorsa puntata, se ve la siete persa mi dispiace, ma secondo me la scorsa puntata, la prima del New Game Plus, è stata importantissima, recuperatevela quando potete, da una parte o dall'altra. Ma qui che si gioca anche con le correzioni dal giapponese, c'è contenuto, gameplay, condivisione, aspettativa. Io sono partito, guarda, Phantom Blade arrivo, io sono partito, grazie mille, guarda, finisco questo discorso e combattiamo, sto impazzendo perché voglio sapere che cos'è l'oscurità, è la cosa che più mi trapana il cervello, perché sai che in realtà è un'intera serie che ci penso, e sapere che questa cosa ha effettivamente un seguito e sapere che è anche nuova per voi, nel senso che chi segue la community magari non era cosciente del fatto che fosse un'entità, una maiuscola, bla bla bla, per me è speciale, nel senso, io credo
che sarà proprio la chiave di lettura di tutto a questo punto. Che cos'è quell'oscurità che si è generata dopo la prima fiamma? Prego, signor Wow. Phantom Blade, andiamo. Let's go. Tu sei Oscar. Sei Oscar Oscuro, sei Con tra l'altro Uscar. l'arma Mamma dei mia! Sì, con demoni il. di Zanita. Sì, l'ho visto. Ma hai un range come loro. Sei entusiasmante, furbo e accattivante, attenzione. Citazioni. Anche io volevo fare questa cosa, my friend. No! Non sapevo di quel Ah, l'attacco salto. speciale ha fatto. È un boss, è un boss. Io imparo sempre cose nuove ormai con loro. Ma ti vogliono, secondo me, far anche vedere quanto le armi in Dark Souls sono diverse fra Sì. loro. Hanno dei Cazzo! moveset tutti unici, tutti speciali. Wow! Ah, qui ho avuto la finestrella per bere. Ma what? Wi-Fi? Avete visto, ragazzi? È colpito con. Mi ha quasi perriato. Ma è bravissimo lui. Mi ha quasi perriato l'attacco in corsa. Ah, peccato. Vabbè, questo è entrato, dai. E quindi intanto ragazzi, lo dico anch'io, siete fenomenali, Qui eh? Coccole, allaghicchiato. complimenti, fomento, iscrizioni, bit, parole, partecipazione, presenza. Siamo tutti stupendi. No! Ah, me lo Vai via! merito! Sono vivo! Sono vivo! Sono Oh! vivo! Tra Sono l'altro te l'ha vivo! fatto con l'anello del calabrone, Vabbè, ma ci sta, cattivissimo! ci sta. Sono vivo, sono vivo. Il range, non mi abbandonare adesso! Che cosa? Cazzo! Bravo! Non. Phantom Range. Bravissimo. Però ci sta, me ne ero già accorto prima, infatti ho avuto il dubbio in quel momento. Ma è il range della spada o è solo l'online che è così? C'è il range della È lancia che effettivamente. l'online, è Ah, ok, l'online. è solo l'online. Solo l'online. Cioè, se la uso in PvE non fa questa Assolutamente. roba? No. Ok, perché sennò correvo a No. farmela. Non lo Wi-Fi. fa, non lo fa, Mi non lo fa, non lo fa. metto in un angolino con la staffa. Average Dark Souls 3 PvP fight, scrivono in chat. È così? No, beh, sì, è quello, è quello, è quello, è certamente quello. Infatti, anche io sto correndo intorno all'Eloy Jenkins. Ah, c'è Leroy, grandissimo. Sì. Bello, mamma mia, questo con il nostro caro Clavone Credo sarà che difficile non sia prendere crashato. parry. Ah, anche a te! Ah, succede, il Spero di caricato. no. Spero di no, tu lascialo caricare ancora un pochino. Secondo me, comunque, la verità è che qui Miyazaki ci offre una grande lettura proprio di metanarrativa, dimostrandoci che in tantissimi anni anche gli errori e i bug sono stagnanti. Il tempo gira su se stesso anche dal punto di vista di codice, ok? Quindi potremmo arrivare anche alla settima remastered. La lava che fa il suono di merda e i caricamenti e i crash e i server che comunicano con la 56K rimarranno uguali perché Miyazaki vuole raccontarci che l'esperienza. Vaffanculo. Fa parte della disparità. Fa parte della Esatto. disparità, Il sì. rumore della lava fa parte della disparità. Pensa il rumore della lava da avvelenato. Cioè, comunque allora. Rispondo comunque a Leorio che scrive: giocherai anche a Bloodborne? No, è il gioco che fa più schifo a Michele di tutti i Souls e quindi no, purtroppo non lo giocheremo, mi dispiace. Michele ha già deciso, io l'ho pregato in ginocchio, ma Michele mi ha detto no, preferisco dedicare un po' più di tempo a Dark Souls 2, anche a costo di toglierlo. Esatto. Guarda, tu non sospetti nemmeno quanto Ok, tempo dovremo lo dedicare a giocheremo. Dark Souls 2, anche senza New Game Plus. Ah, ok. Butta il segno. E io ho messo il segno, ma non so perché. Facciamo a Come hanno botte. fatto a. Io ho messo il segno e mi hanno. No. No, Com'è come sei invaso? possibile? Ma è appena finito. E tra l'altro non sono neanche uscito e rientrato. Ma. From the Fire 56K came. Esattamente. Metti Va tu il bene, segno va bene, rosso. va bene. Non c'è problema. Aspetta che intanto c'è la merda che ho tirato fuori. Allora, il segno rosso. Eccola qua. Fatto. Dimmi se vedi. Ok, adesso aspetto che arrivi, poi ragazzi, assolutamente, visto che state chiedendo, vi daremo una password per il PvP in Sì. futuro, assolutamente.
Comunque è incredibile, sì, pensare che dal fuoco esce fuori la prima fiamma e si sente la 56K che esce fuori con i tizi, i mortali. Per non dirlo a me. Allora, il tuo segno sparisce il scompare. segno. Ma perché? Vabbè, metto il mio adesso che ha fatto matchmaking fallito. Ma perché continuano? Come fanno a invadere? Ma non stanno invadendo, a me non ha invaso nessuno. E invece sì, il tuo farò è spento. Ah sì? Sì, ma non capisco come mai. Ma scusa, è il timer. È vero, non posso sedermi. È tutto così ultra Eh no, buggo. se, no, no, se, no, non posso uscire e rientrare. Se esco e rientro, è il loop infinito. Eh sì, Per eh. uscire e rientrare. Ma non è normale, Phantom Blade mi ha appena ucciso. Matchmaking fallito. Ma non è normale che mi faccia fare un matchmaking. No, no, non è normale. Credo Non è siano i normale. server a questo punto. Ma è un meccanismo del gioco, non è possibile. Vabbè, vediamo se adesso arriva questo ragazzo e questo crociato. Tu prova a mettere il segno Tu sei intanto, stato quello invaso, rosso. quindi. E io sì. Con successo. Forse se metti il segno si resetta il timer, ma non credo, ragazzi, non Oh, credo proprio. sembra strano. Non, il segno rosso non è qualcosa che vengo che utilizzo di solito, Tu puoi evocarmi ovviamente. se io ti metto il segno bianco adesso, se siamo entrambi umani? No. Decisamente dovrei poterlo fare. Eh no, però non mi fa mettere il segno terra. Sta facendo croce. Come no? Ah, perché sei stato di nuovo invaso. Che palle. Sono stato di nuovo. È È vero, strana sono stato di sta. nuovo invaso, è vero. Vediamo King of un Lorenzo, ma what the fuck? po'. King of Lore. Non so. Sì, giustamente perché ora sono King anch'io, però non sto capendo. Noi vorremmo fare questo duello con il maestro. Sì, era Ci l'introduzione. piacerebbe farlo, ecco. Ma qualche buon'anima che entra e esce apposta? Sarebbe Sarebbe incredibile. figo. Ma vediamo un po' che succede adesso, perché è strana comunque come cosa, eh. Sì. Allora, King of Lorenzo, facci vedere che cosa vuoi fare. Esatto. King of Lorenzo mi Allora, fa io vedere adesso il ho sederino. sconfitto il nostro bravo invasore. Non so se si vuole far uccidere, forse per liberare. Inchinati ancora se ti vuoi far uccidere. Per liberare, cioè per bloccare il timer. Sta fermo, è Ok, strano, forse se ce l'ha sì, nel menu. Sì, vuole il sacro l'ho in fatto, palo. Grazie, King of vuole il Lorenzo. sacro in Il palo. sacro in palo. Sì, no, ancora, ancora, inchinati ancora. Facciamo il sacro in palo. Ok, perfetto. Oh, Grazie, poi Lorenzo. magari Madonna, quanta vita io. già aveva King of Lorenzo. Magari ero concentrato su altro, ma dopo che mi ha sconfitto Jenkins non sono uscito e rientrato, vero ragazzi? Perché potrebbe Non anche, penso magari ho avuto un proprio. impulso meccanico, Aspetta, esatto. aspetta, mi inchino alla sua No, ma. gentilezza. Ti ringrazio, King Ma of no, Lorenzo. aspetta, c'è qualcosa che non va. Ok. C'è qualcosa che non va. Ho C'è nessuno? Perché vedi un po' di anni. No, scusami, dicevi? appena sconfitto l'invasore e mi hanno già reinvaso. Ma Allora, cosa? Ma adesso. li sarei insecchite nel culo. Adesso sì, esatto. Adesso scriverlo, vediamo un po'. Does the red. Ah, aspetta, Saido, con il segno rosso si resetta il timer. Io lo facevo per Ecco. farmi invadere a manetta. Ok, infatti stavo Ah, chiedendo e allora, questo. ragazzi, dovete fermare un attimo le invasioni, perché sennò non ce la faremo mai. E non succederà mai che si. Cioè, dovete fermarvi per forza. A meno che. Ah, no, c'è una soluzione. Ok. Credo. Di Ok. nuovo, sul multiplayer non sono esattamente on top, però. Cioè, spot on. Però, se magari si usano le dita rinsecchite, si toglie il timer e aggiungendo lo slot possiamo essere invasi e E mettere il duellare nello segno. stesso tempo. Però, allo stesso tempo, magari se invadono in continuazione, riempiono anche così lo slot e non si vede niente. Eh sì. Prova a mettere il segno Ah, fast. aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Hanno ragione. Hanno ragione. Nella mia chat è arrivato il consiglio giusto. Ok. Facciamo il boss. Perché così Ah, solo il segno rosso funziona. ma certo, va bene maestro, Smart. ci sto. Quindi Molto smart, ogni grazie. volta che vogliamo duellare lo faremo alla fine di un boss. Perfetto, perfetto, Esatto. perfetto. No, no, Ok, è ci super sono. smart. Bravi, bravi. Esatto, perché mi Allora. fa piacere che invadiate. Sicuramente è impossibile impedire a tutti, anche magari a chi non legge la chat, no? Chi sta distratto, sta lì a premere invadi. Non si potranno mai fermare. Metti pure il segno bianco, allora. Sì, appena.
appena il prossimo è arrivato, karma, è arrivato? Ecco, punto. Ah, okay. Karma adesso. Ah, karma... perché tu avevi già messo. Allora cosa faccio? Intanto parto io? Mi raggiungi? O cosa? Beh, ti dirò. Se sei umano. Tanto devo. Mildred non ti sta invadendo. Usa il. Devo clearare. Devo clearare i tizi coi sassi in mano. Sì, vai, tranquillo, tranquillo. Comunque, ragazzi, è silk smooth questo New Game Plus qui, eh. Ma tu non hai idea. Cioè, no. Rispetto a Demon's Souls, io in Demon's Souls ho pianto sangue il primo New Game Plus. Mamma mia. Amore mio, okay, scusami, ho una zanzara che mi compenetrerà per sempre. Amore mio, sappi che quando faremo l'amore io sarò nudo e avrò questo coso addosso, perché come vedi non posso più toglierlo, ma ti amerò comunque, ok? E lui ci guarderà e farà yeah, shake that ass. Guarda, shake that ass. E niente, ragazzi, me lo devo portare dietro. Ah, finalmente mi sono separato. Andiamo. Dai, andiamo. È il sasso del sesso. Aia. Non è più così smutto come pensavo. Bello il tuo anello del cavrone, eh? Attento. Ragazzi, se continua così smutto un cazzo, muoio. Attenzione. No, non farlo! Niente sanguinamento. No, Karma. No. Caro Karma. No. Maestro, lei è bravissimo, è riuscito anche a battere il Karma. No. Io invece... sto arrivando. Ho detto che era Silk Smooth, ma non è Silk Smooth per un cazzo, ragazzi. È stato Silk. È stato solo Silk, sì. Mi stanno chain picchiando. No, ok, ci siamo. Ci siamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ok, no. Ok, sì, fantastico. Ok, bella. No target, ragazzi. Il target lo mettono solo i deboli. Gwyn il target mica lo metteva. Andiamo. Esatto. Ce l'abbiamo. Ragazzi, ce l'abbiamo. Guardate, no target. Anche le zanzare si fanno no target. Mamma mia, ragazzi, il re delle braci. Infatti allora, abbiamo droppato la merda. Adesso resta pure lì, appunto. Ti vado a mettere il segno. E ricordiamoci che qui a, diciamo, alla palude della città infame abbiamo Quelana. Giusto, certo. Ma Quelana c'è già. Interessante Quelana, esatto. Ma guarda, Quelana ci abbiamo parlato l'altra volta mentre tu eri offline. Bene, e allora posso già cominciare a discuterti qualche interessante dettaglio di traduzione. Oppure, prego. Vediamo un po', abbiamo liberato Laurentius, quindi combiniamo queste informazioni. Ok. Per, di nuovo, stuzzicare i ragazzi che magari non aspettano altro che scoprire quanto in realtà negli anni è stato... Guarda, allora, ti dirò, una cosa molto interessante è che tantissime di queste traduzioni sbagliate o comunque imprecise o superficiali rispetto poi al potenziale che aveva nella narrativa determinata parola o spiegazione, sono tutte realtà che assumono un ruolo più chiaro grazie al, ai, sequel, eccetera, perché dici, ma allora aspetta, perché qui è questo? Ma allora, no aspetta, ma allora non era... ok, cioè, mentre in Dark Souls 1 è molto più difficile. Certo, perché non hai paragoni, certo. Viaggi mentali, e soprattutto non viene richiesto di fare quei viaggi mentali, perché in teoria è stato detto prima, solo che non se per non noi sei attento, certo. Esatto. Ah, beh, no, ho chiaro, se non hai la traduzione giusta, ha maggior ragione. Esatto, quindi. Il fatto è questo, anche la lingua giapponese offre una tipologia di comunicazione diversa, è molto particolare, lo sappiamo, quindi l'importanza della radice di una parola è cruciale. E certo. La piromanzia è stata tradotta piromanzia perché effettivamente viene dal fuoco ed è una scuola magica che offre incantesimi che derivano dall'elemento del fuoco. Non mi dire che non si chiama piromanzia. Non si chiama piromanzia. Ma porca miseria, ragazzi, ma niente si chiama come si dovrebbe chiamare in questo gioco. Lo so. Ma una cosa così importante come la piromanzia ha un nome diverso. Sì. Come si chiama? Allora, infatti questa è una cosa che io in realtà ho già discusso col traduttore anche in passato, e durante, perché nei documenti ci sono chicche, ma alcune cose sono state preparate da tempo, e questa è stata fantastica da tenere in sospeso, perché per tutta la run tu, senza avere quei vincoli, hai discusso di cose in un certo modo che giravano intorno alla traduzione corretta. Ah, pensa cioè, te. Il paradosso dell'ignoranza che offre saggezza, no? Eh sì, perché sei libero. Esatto, ed è una cosa pazzesca, bellissima. Allora,
è molto semplice. Intanto guarda, ti metto il segno, esatto, anch'io te lo metto proprio all'arrivo del dominio di quell'hag. Allora, all'arrivo, quindi vado avanti? Guarda, sono all'entrata, quindi ah, no. Ah, ok, ok. Mi troverai presto, diciamo, qui sull'uscio. Allora, la piromanzia, esattamente come la stregoneria, eccetera, 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 è chiamata in giapponese magia. Quello che cambia è uno dei simboli che fa interpretare di che magia si tratti. Quindi magia del fuoco? No, maledetto sia il traduttore che ha avuto questa idea molto figa, ma pericolosa. La magia piromantica è tradotta a livello letterale, cosa che è molto brutta e quindi non funziona magari nel dare una certa idea, ma che poi a lungo termine assume il suo ruolo, è la magia, tra virgolette, tribale. È la magia naturale, è la magia della terra, è la magia okay. base, ok? Non quella di Ulasil che fa la luce in maniera quindi spontanea e vera, però è sì quella del fuoco, ma si intende il fuoco della prima fiamma. Sì, quindi la magia dell'anima del mondo. La magia dell'anima del mondo, quindi la disparità, quindi, e qui ovviamente chi conosce i sequel o il sequel, ma non solo, perché questo si capisce anche qua, adesso ti spiego come, sì, andrà a mangiarle uno dicendo "Cazzo!" Questo significa che dalla piromanzia, chiamiamola piromanzia per comodità e abitudine, ma comunque dalla magia di questo tipo, di questa categoria, volendo, con la giusta capacità e studio, potresti anche creare piromanzie del ghiaccio. Perché Beh, certo. Tu hai la prima fiamma, hai la disparità. Quindi la criomanzia e la piromanzia sono la stessa cosa. È vero, hai ragione. Sono la stessa cosa. Infatti, che senso ha utilizzare il fuoco e poi hai pelle ferrea? Infatti, cioè, se fosse il fuoco, dovresti scioglierti. Pelle ferrea è un'altra cosa. Ecco. Quindi è la magia degli elementi primi, sarebbe giusto chiamarla così, sì, in qualche modo? Sì, 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 esatto, sì, esatto, sì. Mentre la stregoneria è la magia dell'intelligenza, dello studio, della messa in arme, no, eccetera. È il chakra della natura di Naruto. Sì, esattamente. Okay? Sì, 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 ci sono. Esatto, e non solo. Vai. Anche appunto il fatto che queste cose le vedrai un po' meno, le hai viste un po' meno nel New Game perché hai ucciso un po' di gente, però adesso in questo New Game Plus le vedrai tutte, ma per esempio ad Ariamis c'era la magia velenosa dell'acido, cioè c'era la piromanzia. Però cioè, così, così la piromanzia, che vuoi continuare a chiamarla piromanzia, vogliamo chiamarla... Sì, continuiamo a chiamare piromanzia, okay. Però... Però ecco. così è proprio il contrario della stregoneria delle umanità, eh. Cioè, così è proprio l'opposto, eh. E sono perfetti opposti così, perché esatto. Una è la natura, ok? E l'altra è l'uomo. Ma quindi... ascoltami. Te la butto lì. Te la stuzzico un po' lì. Ti gratto la barbetta sotto il vento. Allora, praticamente... Vai, sono come un gatto in questo momento. Ma secondo vai. Te, vista quella che è davvero la logica della piromanzia, quindi della magia che abbiamo descritto ora, no? Non ti aiuta a capire meglio il perché culturalmente dall'alto è stato fatto di tutto affinché i piromanti fossero visti di cattivo occhio? Perché cioè il punto di tutto quello che è lo studio di dominio monarchico di Gwyn dell'era del fuoco è proprio anche evitare che certe libertà vengano prese nei certo. confronti stessi del fuoco, della fiamma. E quindi... Perché... sì, esatto. Quindi no, è quello. No, è quello che dicevamo prima. C'è un utilizzo giusto, ma siccome è talmente tanto sconfinato da essere libero, teoricamente, chi ha deciso il giusto ha anche deciso che tutti gli altri fossero sbagliati. Visto che dà così tante... cioè, che ha così tante strade. Gwyn ha deciso quale modo di utilizzare la magia della natura fosse quello corretto. Il piromante è talmente tanto vicino all'elemento naturale, che poi sono tutti gli elementi naturali, che è troppo libero forse, no? Tant'è vero che comunque gli studi del cristallo e di tutto quello che concerne Sith avvengono comunque sotto casa di Gwyn. Forse, in altre parole, Gwyn aveva paura degli studi che avvenivano lontani da lui e non sotto il suo controllo. Mi spiego, no? Sì. Quindi sono degli eretici, perché compiono un tipo di... Tra l'altro, voglio dire,
Gwyn è tutto tranne che naturale, a mio avviso. Nel senso, Gwyn riveste questa tribalità del fuoco di un'apparenza proprio ipercivilizzata, no? Cioè, pensa anche solo a questa cosa che hai mai detto e quanto cazzo è forte se paragonata a Aizalit e a Norlondo a livello architettonico. Allora, ma guarda, ascoltami, di questo parleremo tanto in questo New Game Plus, ma di Aizalit parleremo tanto, di Anor e Pitilondo parleremo tanto, però Laurentius te lo dice con una spontaneità che... con la traduzione corretta diventa molto più forte. Lui ti dice: attento, ricordati che devi avere rispetto per questa magia, per questo potere, perché sei tu. Cioè, lui ti dice: la fiamma sei tu, cioè la fiamma della pranzia è la tua natura. Sì, sì. Cioè, lui lo dice in quel dialogo iniziale, è ovvio che non te lo ricordi magari, ma ti dice: la fiamma sei tu stesso, è qualcosa che prendi da te. Chiaro. E quindi bla 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 bla. E infatti la piromanzia è super 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 eclettica, come è praticamente l'arte scuola dell'anima di Demons, ma trasformata, però sì, è quella, cioè... sì, è druidica, esatto, è anche sì, druidica, diciamo, sì, esatto, sì 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 sì, 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 sì. Ma è per, cioè, da questo punto di vista i Maia contro Milano, quindi Anorlondo contro Lost Aizalit, assume un significato totalmente diverso. È Aizalit, e tra l'altro, cazzo, cioè, più mi fai andare verso questa strada e più tutto torna. Lei è fusa a un albero, lei è fusa a un albero, quindi vedete che è proprio la magia legata a ogni respiro della natura, laddove forse quella di Ulassil è proprio legata agli arcialberi, quindi ha un vincolo con un preciso elemento della natura, che poi, perdonatemi, non è neanche giusto dire natura, perché è un elemento preesistente alla fiamma. Diciamo che la piromanzia è la magia che si basa su tutta la natura partorita dalla diversità. Quella di Ulassil invece viene prima, addirittura. È giusta questa cosa? Ha senso nella tua testa? Sto ascoltando, prosegui pure, certo. Ok, ok. Quindi, di base, la piromanzia è il controllo di ogni elemento primo e del suo contrario, creato dalla fiamma. L'umanità, invece, dà vita poi alla stregoneria, che è legata fortemente alla natura dell'uomo e quindi assume una dimensione fisica. E qui quasi mi sembra la forza dell'antropizzazione, no? Che infatti poi cambia il mondo di Gwyn. Noi vogliamo il mondo degli uomini, vogliamo antropizzare un mondo di elementi primi, con i loro contrari, attraverso la nascita del Dark Lord. È tutto molto, esatto, sensato da che mi hai detto questa prima cosa. Prima di proseguire, solo una cosa che approfondiremo poi, ti lascio un po' di sospesi anche in questo New Game Plus. Sì. Ma oggi, questo lo risolviamo proprio oggi. Allora, tu, diciamo, creasti delle speculazioni e ti facesti delle domande riguardo il fatto che forse comunque, visto che si erano in qualche modo comunque separati, nonostante tutti, bene o male, giovassero dell'era del fuoco, questi re non andassero del tutto d'accordo alla fine. Di questo ne parleremo un pochino oggi, vedrai. Ok. Ne parleremo un pochino. Ok, ok. Perché oggi passeggiamo un po' ad Aizalith e ti farò notare un oggi paio di andiamo dettagli a parlare con quello stronzo che ho ammazzato. Esatto, esatto. Oggi è importantissimo. This bring back memories. La cannibale è arrivata. Oh, finalmente è arrivata. L'avevamo già combattuta l'altra volta, eh? Sì, 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 no, tranquillo, altrimenti non avrei mai tollerato che tu la perdessi, però... Effettuiamo del forbicino. Ma scherzi, ma qui quasi la forza interiore, non lo faccio perché, anzi, guarda, mi metto l'anello del calabrone. Bene. Mildred? Dai, vieni qua. Guarda, dov'è? Non la vedo. È laggiù. È laggiù. Che corre. Aspetta, è la città laggiù. È occultata dalla colonna adesso. Eccola che corre. Ah, eccola qua, maestro. Aspetti, il primo parry è il mio. Occhio che lei è un moveset molto figo, eh. Non importa, devo parryarla. Eccolo! Ok. Maestro, è sua. La finisca. Perfetto. Lei. Perfetto. Non merita, io camminerò mentre guarderò l'omicidio consumarsi alle mie spalle. Maestro! Un brindisi. Ho visto del T-bag. Guarda, hai fatto una involontaria citazione da flash forward stupenda. Ok. Sì, va bene. Sì, l'hai fatta. Va bene.
Deliziosa. Mamma mia, okay. Maestro. Sì. Siamo troppo forti. Il tempo è stagnante nella mia testa. Lo hai visto Dorohedoro? Come è stato localizzato? Credo che si chiami comunque Dorohedoro. Allora no. Guardalo quando hai tempo, perché ti piacerebbe. Anche molto pazzo, molto Jojo da un certo punto di vista. Figo. E ci sono... Cosa? Ah, è la cannibale, la evochiamo? Sì, no, allora lasciala stare. No, ok. Praticamente ci sono degli assassini che... operano in coppia e noi siamo tra loro. Fantastico. L'oggetto non è stato preso. Non l'avevamo già preso quell'oggetto? Quale oggetto? Forse qualcosa che ha droppato. Ah sì, no, era la mannaia. Non c'è problema. Ma ce l'abbiamo già. Sì. Qui abbiamo quell'ag e il suo dominio, che è comunque verso il basso, verso Aesarith, verso la culla. Lei è... Anche lei aveva dei dialoghi un tempo. Tagliati. Tagliati, sì, tagliatissimi. Allora, prendiamola seriamente. Guarda le rune sulla fiamma. Le vedi? Dai. Sì. Dai, qui lag, combatti. Poverina. Dai, combatti. Mamma mia, qui lag, mamma mia. Sento puzza di pugni, maestro. Esplosione. Vista. Sento puzza di pugni. Odore. Sì, odore, è vero. Languorin di pugni, sento. Ho voglia di pugni. Oh, questa spadata. Attenzione. Facciamo cazzate. Sì, ovviamente il suo danno New Game Plus non è da sottovalutare. È ottimo, insomma, Sì, però vabbè. No, che cazzo. Oh, non ho cavolo. Mai visto quell'attacco, è nuovo per me. Quell'attacco è... Guarda, allora, tu sei l'uomo degli attacchi rarissimi. Ah, ecco, non l'ho mai visto. Tu hai ottenuto un attacco quasi unico della culla del caos e anche... Fantastico. Mai visto. Meraviglioso. Ok, e allora non dobbiamo stargli dietro. Droppi anche gli attacchi rari. Esatto. Droppo anche gli attacchi rari. In 10 anni mai successo, scrivono in chat. E io stavo andando tranquillo, perché mi ha sempre dato l'impressione questo boss di essere estremamente safe. Lineare, dietro. Sì. No, sì. Ma proprio anche in new game, diciamo, normale, l'ho affrontato standogli quasi sempre alle spalle. Sono comunque già diventato umano, Nice. Mi ha fatto il death twerk, esattamente. Mi ha twerkato in faccia, ha fatto come Rikishi. E mi ha devastato. Sentivo puzza di pugni. Dopo quasi 700 ore di gioco, questa è la seconda volta che lo vedo, scrivono in chat. Minchia. Ragazzi, veramente così raro? Sì, lo è. Vabbè, però non voglio tentare la sorte, ragazzi. Cioè, nel senso, non lo sfiderò di nuovo il culo di Quilag. Il Kulag. Bene. Loro praisano le sacre tits proprio. Da lontano. Io sono entrato. Tu puoi entrare o no? No, però... non mi hai evocato. Aspetta. Non preoccuparti. Sconfiggila. Ok. Senza paura. Vabbè, io un po' di sacro culo, però voglio provarci. Ma perché prende lo stesso danno anche così? Vabbè. Non è che prende lo stesso danno così, più che altro aveva... cioè, il danno è lo stesso, la difesa non cambia. È quanta barra gli toglie con quel danno. Ma mi sembra più o meno di fargli lo stesso damaggio. Ah, più che altro perché stavamo in due, quindi magari combinavano Ok, sì, quindi magari io vedevo semplicemente la vita scendere. Esatto. Ratio, perché eri tu che attaccavi. Esatto. Ma porca miseria. Com'è che mi fa così male a sto giro? Via. Di nome e di fatto, Pain. Allora. No. Guarda, okay. Ti faccio fare una cosa simpatica. Sì. Togli il target. Non l'ho mai avuto, praticamente. Ok, togli la... Guarda, vai verso la parte sinistra dell'arena e guarda
la parete, ti faccio vedere. Tu cerca di starle a distanza, cioè non essere troppo in pericolo, ma lei è abbastanza lenta. Ecco, vedi, guarda, ti faccio vedere. Questa lava? Vedi questa parte del mio schermo? Vedi qua? Sì. Quando puoi, Sì, sì. Tu qua tranqui. Puoi è abbastanza sotto controllo. Sopra. Puoi saltarci sopra. È un safe spot. Ah, ma tu pensa. Così puoi fare voyeur. Via. Allora aspetta, ci vado. Qui. Esatto. Ah, e posso fare del binocolo? Sì, sì, puoi fare del binocolo. Guarda lì com'è arrabbiata. E ufficialmente non le hanno disegnato i capezzoli for safety reasons. Esatto, esatto. Oh, qui possiamo vedere proprio le fiamme da vicino. Sì, 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 ma infatti praticamente lei del cheat engine su PC e del debug mode si faceva così. Esatto. Ma lei quindi si è fusa a un ragno dell'albero della strega di Aizalith? È possibile? Beh, che si sarà anche probabilmente generato intorno, Eh sì, può essere. Cioè, la fiamma della cruda del caos è nuova vita, come fu quella della prima, quindi... Basta, non posso affrontarla in questo modo da chicken. Oh no. Non il vomito. Okay. Ok, non so cosa è successo, ha vomitato tipo in cielo. Guarda. Beh. Ok. Spero che non faccia il pazzo booty. Buono. Il booty pazzerello. Ok. Via. Via. Spada. Via. Spada. Spada. No, 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 no. Volevo troppo, volevo troppo. Via. Via. Si patina. No, 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 no. Ok, perfetto. Sei. Yes! Ce l'abbiamo, è maestro. Ancora è ancora viva, è ancora viva. Falcon Punch! Falcon Punch! Non le faccio niente! Io mi sono... Sei morto? No. No, 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 stavo pensando che è vero, avrei dovuto ucciderla anch'io a pugni. Ma non le sto facendo niente? Sei. Non vedevo danno. Forse è resistente al fuoco? Ora Falcon Punch! Falcon Punch! Non le faccio niente! Maestro, non le faccio cazzo. Usa i pugni normali. Usa i pugni veri. Normali. Va bene, esatto. Maestro. Il vero pugno. Esatto, okay. Vai. Ok. È il momento dei Falcon pugni. Punch! No. Falcon Miss. Falcon Miss. Ma... Oh dai. No. Dai, sì, basta. Ora sei Mildred. Falcon Punch! 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 Ma no, non è 5. Vabbè, piano piano si fa, maestro. Io sono qui che... Ti tipo. Ok. Ma non le faccio niente. È ma giusto. Come? Aia, non è giusto. Oddio. Pugnetto. Via. Pugnetto. Pugnetto. Ok. Prova neutral B. Lo so, ragazzi. Non è semplice quando. Allora. Sì, penso che. Ma no, 50 secondo me sono pochi. Ragazzi. Ma se faccio forza interiore e poi prendo a pugni, lo prendo il buff? Sì, però... Ok. No, ho sbagliato. Forza interiore. Farai 3 al posto di 2. Non importa, maestro. È comunque qualcosa. Andiamo. Via, via, via. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. 3. È vero, faccio veramente 3 al posto di 2. Cioè, so. Non era un modo di dire... No, te ne... Maestro. Maestro... È impossibile. Okay. Ok. Ok, 3.
Non scende la vita. Guardi. Ben attento. No. No, ok, non è fattibile. Devo ammazzarla con la spada. Cioè, non muore. Allora, aspetta. Allora, hai innescato qualcosa. Intanto ti evoco. Ah, no, non posso. Ok. No. Adesso tu hai innescato qualcosa. E non so se dalla tua chat ci sono persone che seguono me da abbastanza tempo. Ma è il momento che qualcuno dica a Sidonia, okay, a Francesco, che cosa ho fatto io con quel lag. C'è qualcuno che può specificare la mia provera follia? Cosa che hai fatto? Che cosa? Ora te lo spiegheranno. Tu resta lì che possiamo fare il duello adesso se vuoi. Da me. A sto punto prima ammazzerei... Io metto il segno fuori bianco allora. Ok, perfetto. Però poi io. Tu hai finito il boss? Vabbè, sì, tu sì, io no. Quindi sì, puoi. Sì, quello bianco posso metterlo, sì. Ok. Scudo, dicono. Cosa significa scudo? Che ho ucciso tutta quell'ag con uno scudo. Che gli faceva 12 danni a colpo. Quanto ci hai messo? No. Più di 2 ore? Sì. Allora no, ci devo riuscire a pugni. Se tu... Vabbè, tu gli facevi 12, io gli faccio 3. Però credo sia più veloce. Esatto, però lo scudo non ha combo. Infatti. Solo lo scudo non ha combo, ma è solo l'attacco in corsa, fondamentalmente. Sì, va bene. Ah, ma c'è anche il pugno in corsa? Sì. Ah, allora potrei provare a fare i pugnetti in corsa. Ok. Ecco perché si chiama maestro, mi scrivono. Il mio segno, oh mio Dio. Ma c'è Gianni Morandi qua. C'è Soler, però Soler sembra essere in grado... ma c'è un tizio con un sasso in mano! Guarda, sta indietreggiando, fa il moonwalk. Guarda. Goodbye. Vuole essere forbiciato. Sì, mi sa di sì. No, con i cesso sono tutti buoni. Aia! Mi ha tirato una botta incredibile. Ah, ma è qui! Sì. Aspetta, devo uccidere il mostro. Ok, sì, aspettaci un attimo, ammazziamo il mostro. Prende danni il bastardo mentre si rialza, No. Ok, bella. Ok, Soler, andiamo. La sacra forbice. Ok. È pronto. Vai, fa del tuo meglio contro 2. Mi sa che vuole essere ucciso. Non è possibile, non può essere venuto qua verso ucciso. Okay. Attento, non dare le spalle a... Come ha fatto? Forse ti ha laggato? Perché io l'ho visto succedere abbastanza lentamente. Cosa? Infatti. Cos'è? È quello, è il lag, ma funziona, okay. Va bene. No. Vai, esatto. Aia! Holy shit. Non devo utilizzare l'R1, specialmente quando... Sì, no, questa è la tattica. Lui vede la tua schiena su un asse leggermente diverso da quello in cui ti trovi tu, quindi è capace di certo, ma non dargli mai le spalle perché potrebbe essere più vicino di quello che è. E attento a quando cerca, lo vedi un po' di laterale perché vuol dire che ti sta andando alle spalle. Esatto. A volte quando ce l'hai di fianco potresti fargli un backstab perché in realtà è dietro di te. C'era esatto, eccolo, porca troia. Esatto, c'era, sì, no, questa è bravo lui. Sì, è stato molto bravo perché 2 contro 1. Bravo lui, o fai backstab o perdi. Però ha vinto 2 contro 1, quindi bravo lui. Ha voglia, appunto. Ma è riuscito a sfruttarli con acume, con le regole del PvP di Dark Souls 1 e senza anello del calabrone, soprattutto. Già, è vero, sì, mi ha fatto un danno normale. King Crimson, esatto. Sì, ci ha devastati. Allora, bene, sto tornando umano. Sì, adesso il segno è qua, visto che siamo morti come merda. Ok, vado. Vai pure. Allora ragazzi, a pugni è fattibile. Ma si può prendere i pugni a 2 mani? No. Non posso fare doppio pugno. Non tipo... in Dark Souls 1, ti dirò questo. Cioè, e voi potete fare una cosa del genere in Dark Souls 2 e vi lamentate pure del gioco. Esatto. Cioè. Ok. Ok. No, ragazzi, no, non lo faccio tutto a mani nude, ci mancherebbe. Deve solo essere finita a mani nude.
Esatto, adesso no, se no dobbiamo stare 9 ore per farla a mani nude. Esatto, esatto. Esatto, facciamo il bugger come a pallavolo. Ok. Ma cazzo sta il buchino? Ah, ecco qua. Vai, vai. Io ti sono dietro. Sì, sì. Tanto io posso entrare adesso che ti ho evocato, vero? Yes. Ok, ok. Ormai avevo fatto così tanti boss da solo che non sono più abituato a capire quando ti devo evocare per fare i boss insieme. Vado. Vai, tranquillo. Ora avrà la vita sdoppiata, ma tanto i danni sono giganteschi. Targhettiamola, però non facciamo Monster Hunter. mi ha preso. Io vado di forza interiore, così almeno. Ah. Si raggiunge. Non devo permarollare come un coglione, però. No. Ok. Via. Mannaggia, sti attacchi mi stanno fottendo tutti. M'ha fatto un giradischi magico. Sì, ma anche a me ha fatto veramente male. Via, ora bella roll. Ok, partiamo. Maestro. Yes. Dobbiamo farle male, adesso non dobbiamo sottovalutarla. No, ma quella che è una boss fight è proprio che ti insegna come si gioca Dark Souls. Qui è proprio... Via. Qui è proprio pulita, eh. Mm. Sì. Via. Esplode? No, ok. Ha fatto uno sputacchio di lato magico. Sì, ho visto. Ho paura del culetto. È normale. Ok. Dai. Ok, ora dobbiamo andarci un po' più con attenzione. Fagli danno tu che non hai forza interiore. Esatto. Sto facendo apposta senza target, perché sennò non si vede lei. Ok, qui è safeissimo. Mamma mia, se è safe. Ok, dai, tira sta spadata. Fatela doggiare. No, niente, sputa. Via. Allora, ragazzi, forse una spadatina chirurgica gliela riesco a tirare senza ucciderla. E poi andiamo di cazzotti, maestro. Sicuro? Secondo me sì. Se no, conosco, disonore a me per sempre. Ma secondo me... Gliela tira a una mano. Ok, a una mano. Okay, aspetta che provarci. Sta facendo il bagno in piscina adesso, il ragno. Vieni qua. Oh. Ah, cazzo. Lento. Ok, perfetto. Via. Ok, basta. No, un'altra c'entra, secondo me. Lo so, ma bisogna combattere, mica shottarla con i pugni. Ok, va bene. Hai ragione, non è abbastanza una sfida, altrimenti. Maestro, i nostri pugni sono magici. Andiamo! A cazzotti! Allora io propongo di utilizzare la finestra in cui vomita, è perfetta. Ecco, andiamo. Via, perfetto. Via, ok, ancora. Pugni, maestro, andiamo! No. Ok. Ce l'abbiamo, maestro, ce l'abbiamo. È sulla lava. Va bene, deve arrivare qua. Eccola. Ah, cazzo. Ma cambia il timing della spadata, vero? Dipende quale colpo, sì. Madonna. Curati. Sì. Vai. Ce l'ho. Via dal culo. Ok. Aia. No. L'hai uccisa? Sì. Ma con che cosa l'hai uccisa? Con uno scudo. Ho visto un pisellino che ti usciva da fuori. È lore, è tutta lore. Firenze a pugni, Sabacco II con uno scudo, ovviamente. Fantastico, a posto. È stato bello. È stato magnifico. Adesso possiamo duellare? Sì. Direttamente da qui? No, purtroppo. Devo tornare indietro? La zona del boss... Osso del ritorno. Osso del ritorno, fantastico. Bene, maestro. It is time, finally. Ho sbagliato. For they to witness. Il nostro duello. Esatto.
Allora. Ok. Metto il segno rosso. Dovrebbe, certo. dovrebbe finalmente funzionare. Prenderò molto con impegno questa cosa. Oh, ma ce ne saranno tanti, eh? Quindi devi sconfiggere il maestro. Bene. Qualunque cosa accada in questi PvP, tu imparerai moltissimo. Ora crasha la connessione di Michele. No, guarda, più o meno siamo lì, quindi... Secondo me è Discord che sta avendo problemi, perché ti sento un po' anche fare... È strana questa cosa. Ok. 3. Vai. 2. 1. Che il duello abbia inizio, fight. Maestro. Prego, sono davanti a te. Io sono pronto a, tra l'altro, farti scoprire alcune cose di questa mia arma. Molto facile da ferriare, ma con alcuni guiz che potrebbero stupirti. Sai qual è una cosa che mette paura? Se io ti corressi incontro ti metterebbe sotto pressione. Si può fare un gioco psicologico e spingere l'avversario ad attaccare per parriarlo. Giusto. Ma non è quello che farò. Okay. Oh, la piromanzia è una brutta... Cioè, non è una brutta... Non lo so. La piromanzia non te lo consiglio. Però se vuoi provare la piromanzia è una finestra... ti sei allontanato, eh? Ok. Bravo. Occhio, bravo. Ok, attento perché... Ora ti faccio vedere una cosa interessante. Questo attacco... è... Oh! Cosa ti ho insegnato degli attacchi in salto? Non si perriano. Bravo. Non si perriano. Esatto. Quando ho visto che hai fatto il secondo parry al attacco in salto, non avere paura. Perché salto? Attento che morirai. Ok. Nice. Ora. Guarda. Ok, questa però lo posso parare, questo lo posso full parare. No, è lo scudo migliore del gioco praticamente, certo che puoi pariarlo e puoi pararlo. Forza interiore forza. Non è servita a niente. Solo perché non mi hai ancora colpito, serve come? Oh, hai provato il parry. Ti ho fatto un parry parziale, per questo ho subito meno danno. Guarda. Oh, non era male quel parry. Ah, perché? Pensavo di trovare il backstab lì. Sembrava Liquid Snake. Ah, perché? Sì. No, sai commenti quando cambi il nome, Riccardo. Sì. Avrei potuto provare il parry. Non è stata una cattiva idea. Oddio! Però vedo che non mi stai attaccando mentre attacco io, il che è una cosa molto intelligente. Bravo. Si vede che hai capito una cosa importante. Sì, ma io mi sono bevuto già mezzo frigorifero io. E va bene. Oh, ha due mani. Pauroso. E va bene. Vediamo un po' che succede. L'attacco in salto è molto rischioso, Sidonia. Maestro. Stupendo, interessante incontro. Maestro. Maestro. Ehi. Non sono ancora primo, degno. No. Sei pieno di degnosità. Ho provato la tecnica che mi ha utilizzato contro, ma non la so controllare. È una tecnica che ti scopre, sì. Già. Stiamo vivendo uno shonen. E non sono stato... Cioè, tu sei stato assolutamente in grado di prendere il backstab al mio primo attacco in salto. Tu me ne hai fatti 10, io non sono riuscito a backstabbarti una volta. Ma perché volevi parriarlo. Ma all'inizio volevo parriarlo e non mi ricordavo assolutamente che l'attacco in salto fosse imperriabile. Ma è per quello che parlo mentre ti combatto, perché così ogni volta assimili e... Sì. Avrei la spiale dell'abisso. Quella sì che è backstabbabile. Sì, allora. Sì, questa è... Per favore, entrami nell'ano, cioè proprio... Esatto. Ti prego, la spada. Allora, esatto, adesso divento umano. Sì.
Ok, Whis che istruisce Goku sull'uso dell'ultra istinto, esattamente. Esattamente. E tornerà, ragazzi. Prossimo boss, prossimo duello. E infatti, no, ma ogni boss un duello, ci sta. Ci sta. È bellissimo. Allora, aspetta, proviamo a chiudere la chiamata e riaprirla, perché ti sento clippare ogni tanto. Guarda, ti richiamo subito. Aspetta. Ma scherzi? Io chiudo anche Discord. Ah, ok, allora chiudi, rivieni online e richiamiamoci. Perché sento... Let's go. Vai, arriviamo. È strano. Facciamolo, sì. A tra poco. Yes. Ragazzi, bisogna... Esatto, come i rivali nelle serie di Pokémon, bisogna trovare il modo di... studiarsi un approccio. Solitamente nei giochi PvP, benché questo non sia propriamente un gioco PvP, è la conoscenza dell'approccio che cambia tutto. Io non so come approcciare un duello. Le anime, giusto? Ma quante ne avevo? Oddio, ne avevo diverse. Non so approcciare. Non so come avvicinarmi al nemico senza scoprirmi. E questo è la mia punizione. Inoltre, io per correre... tengo premuto L3, però poi salto perché ho il salto su L3. E quindi mi impanico, premo L3 una volta per correre e poi salto. Vedete? Io quando corro, ma non devo premere L3 per niente, perché tanto devo correre con il cerchio. Non devo premere la levetta quando corro. Eccoci. Com'è? Qua. Ecco, ora per ora sembra meglio. Speriamo, dai. Esatto, Stargate. A volte Discord lo sente, cioè a me mi è capitato più volte di stare su Discord, sentire stranezze o far sentire stranezze e poi risolverlo con una richiamata, ecco. Sì. Per ora sembri buono, comunque. Oh, sollievo. Ah, non ho preso le anime di nuovo, ragazzi. Scusatemi, sono troppo incentrato. Sono un coglione. Sono troppo concentrato su approccio PvP. E lui sta. Ma non solo. Io sto già pensando al prossimo duello. E non solo, stai anche dinanzi a nuovo contenuto, perché finalmente non ucciderai a vista qualcuno di importante. Già. Allora, ecco le anime. Ci sei. Allora, intanto le uso ste anime, perché che cazzo me le porto a fare in continuazione in giro? Le uso, è buona. Allora. Ah sì, no, ormai tu puoi livellare liberamente. Vado, voglio diventare super forzuto, un energumeno. Livello umanità. Chissà perché viene fatta vedere tra le statistiche l'umanità, come se fosse una statistica proprio. Beh, questo è anche utile... Per le armi del caos. Sì. Sicuramente. E per i patti e così via, però... È un attributo proprio della persona, però, l'umanità, cosa che invece le anime non sembrerebbero essere. Solo le anime che mangi e che sacrifichi in qualche modo fanno parte di te come livello dell'anima. Infatti, per poter incanalare le anime nel tuo corpo serve la fiamma. Esatto. Serve un potere esterno, il falò. Sì. Sì. Mentre l'umanità viene in qualche modo assorbita in automatico. Ah. Questa è una bella differenza sulla quale non mi ero mai soffermato. C'è, è una differenza assolutamente concreta. Io sono in grado, in quanto umano, di assorbire l'umanità senza bisogno di un catalizzatore. Le anime sono invece un mio tramite, forse perché... From Dark they, I came in qualche modo, e quindi c'è un'affinità che invece non può trovarsi nell'anima, che è qualcosa che i miei progenitori hanno saccheggiato, ma non faceva parte di loro. Vedrai che l'utilizzo dell'umanità è qualcosa che ovviamente verrà discusso anche in futuro. Bene. Qui abbiamo la prima campana. Suono la campana. Stavolta le hai suonate al contrario. Quindi voglio vedere se già da adesso viene fatta vedere la cutscene del gigante oppure no. Vediamo. Ok, la campana indubbiamente. No. No, esatto. Allora. Era immaginabile, ora. Però. Adesso andiamo visto a parlare che siamo con... qui. Gianni. A lavorare con i contenuti perfetti e senza lacune, quello che dovrei fare adesso è non immediatamente parlare con la nostra creatura parassitata, ma farti parassitare. Quindi entra un po' nella grotta di ragnatela che ti conduce al
diciamo, salone di introduzione all'enorme anticamera di Aedirith, uh-huh. Le rovine del demone. È questa, no? Sì. E boh, tira due schiaffi agli schifi. E... cioè, mi devo far parassitare adesso da qui. Yes. Va bene, maestro. Facciamolo. Sì, poppa un po', Michele, ma non so perché esattamente. Ma che cavolo? Sta usando il microfono giusto? Sì. Più che altro, quello che mi viene in mente sarebbe fare i grossi, lunghi test di reset della linea e cose del genere, ma... Però è un problema che non sembra essere di linea, perché non è che laghi, proprio fai... Prr, prr. Però non so perché. Vabbè, intanto io mi faccio parassitare. Devo prima attaccarli, però. Sì, devi dargli un pugnetto, poi quando ti fanno la presa vieni... Faccio. Parassitato. Mi faccio fecondare. No, ops, esatto. Così l'ho ucciso. Ah, ma bastano i vermetti in realtà, no? O devono essere loro proprio? Gli omini? No, devono essere gli omini. Devono proprio essere gli omini. Ok. Ecco, mi stanno fecondando, credo. No, non ottimo, è vero. Ottimo. No, ancora no. Mi stanno solo per uccidere. Sì. Vabbè, tanto mi sono seduto lì, Sì, no, ma infatti non succede niente. Ma perché probabilmente non dovevo ammazzare Gianni. Vabbè, uccidendoli li fai arrabbiare un po' tutti, però non succede nulla. Adesso vedrai che comunque io sto anche aspettando di vedere se il mio si gratta la testa. Così ci infettiamo insieme. Penso abbiano fatto. A me non sembra, ragazzi, perché non vedo nessuna icona. Poi magari mi sbaglio. No, l'infezione è nascosta finché non si sviluppa. Ah, ok. Che poi la cosa strana è, se io avessi del pop nel microfono, lo sentirebbero. Esatto. Per quello ti dico che è Discord, secondo me. Che fastidio, chissà che impostazioni, ma è tutto così semplice, sai? Discord non è magari user friendly, però le cose che deve fare le fa un po'. No, è tutto super standard. Posso provare ad abbassare un po' il mio ma no, non c'è neanche bruciazione. Se no sai cosa? Nelle impostazioni di Discord metti un microfono diverso e poi rimetti quell'altro. Proviamo. Proprio così da pazzi. Allora, io intanto, ragazzi, non so se... Non mi sembro malato. Dai, Gianni. Fammi il fecondo, dai. Dai. Un bacino. Ok, qui mi ha fecondato per forza, ragazzi. Ho proprio visto l'amore. Intanto io non sento. Ma io ho messo il ritorno, mi sono anche abbassato un po'. Sentiamo il volume. Vediamo. Niente, continua a farlo, ma vabbè, ragazzi, non importa. Che strano. Allora. E se magari posso togliere, cioè lo fa anche adesso che ho tolto la input sensitivity automatica? Adesso un po' lo fa. Non ha senso. Farò una ricerca. Sì. Ok, mi sto grattando, ragazzi, si gratta il personaggio, ottimo. Quindi stanno nascendo le larvette. Ok, fai il test di gravidanza. Sì, io sento proprio che sta per nascere. Ragazzi, sì, il test di gravidanza è positivo, aspetto 8 larve. Adesso possiamo andare direttamente da Gianni o devo aspettare che si manifesti? Ma in realtà puoi fare quello che vuoi mentre aspetti. Però non posso andare da quello che abbiamo ammazzato l'altra volta, finché non sono... No, è, okay. Più, è più completo, è più bello se... Ok, allora intanto vado giù a fare casino. Lo conosci così, perché poi ti spiego cosa succede se non lo sei infetto. Ok. Come tutti lo incontrano, ovviamente. Certo. Però... Allora, intanto vado a fare un po' di lucia con il demone capra. Non puoi. Perché? Perché c'è scarica infinita vivo e vegeto. Già. Sei in... Allora, intanto vado a fare scarica infinita. Nell'attesa. Ma certo. Però lui non lo possiamo prendere a pugni. Ah, no, però lui facciamo. Certo che possiamo prenderlo a pugni invece. Facciamo il trick qua... che mi ha insegnato.
Esatto, è arrivato il momento per te di imparare. E il trico pazzo. Rollatina vet inutile, perfetto. Ok ragazzi, io intanto ragazzi penso di essere al terzo mese, già scalcia un po' la larva, sì, la sento nel mio grembo, è lì Bug's Life. Tu non puoi essere evocato qui, vero? Io qua posso essere evocato. Allora metti pure il... come vuoi, eh. Se vuoi fare il trucchetto non conviene. Sì, 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 come mi dicono in chat, me lo ricordano giustamente, il glitch, giusto, giusto, giusto. Forse no, non mi ricordo mica. E intanto io sono passato. Vai, vai. Il fantasma Legion è tornato indietro, cosa? Ok. Allora. Eccolo lì. Poverino, il fratellino. Ha perso l'anello. Guarda là. Che triste che è. Ah, io ho partorito, eh. Ah, tu hai partorito? Sì. Congratulazioni, Michele. Che cosa sono? Larve. Cazzo! Mi ha fatto malissimo. Non è così semplice passargli. Devi aspettare un po' che lui tiri fuori il braccio. Io intanto... Ah, guarda, ha tirato fuori, penso, il pene, in realtà. Però sto andando, sto andando. Vai, vai. Usa lo scudo del cavaliere del nero se vuoi difenderti dalle sue fiammate a distanza. Vieni, vieni. Vieni, Gianni. Dai. Dai, vieni, vieni, inseguimi. Inseguimi. No, no, sto partorendo. No. Mi si sono rotte le acque, maestro. Proprio adesso. No. Maestro. Maestro, devo bere. E posso in qualche modo. Anche se la mia bocca adesso è solo larve. Tutto dinamico in questa avventura. Vieni, vieni, scarica infinita. Anche io sono una scarica infinita in questo momento. Di parto. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Intanto sto esplorando le opzioni di Discord attraverso chat. Sì, sì, vai, vai sereno. Vieni, vieni, scarica cogliona, vieni. Eccoci qua. A fucking punch! Visto? Ucciso pugni! Dai! Suck! E no, non ho più visto, ragazzi! E neanche l'echo cancellation. Ora ho tolto anche il noise reduction, così siamo proprio sozzi. Maestro, ho un glande al posto della testa. E questo è tutto un vantaggio. Ah bello, lo scudo, ho provato, vabbè, lo scudo del cavaliere nero evidentemente. Ok. Allora. Sì. Hai ottenuto... Texture di alta qualità questa remastered comunque. Sempre. Hai ottenuto 20.000 anime. Sì. Dal boss. Sappi che avresti dovuto ottenerne 40.000. Ah, te ne dà cioè te ne dà la metà se lo uccidi così. Te le dimezza. No, giusto. No, no, scusa, no, no, non se lo uccidi così. Ah, la maledizione. È la larva. Perché le prendono loro per crescere. Esatto. Pezze di merda. Esatto. E infatti cresceranno. Se le vuoi mantenere, cresceranno. Tuttavia, tutta la run, in realtà, diciamo che loro avranno un certo a un certo punto uno sviluppo. Sì, le voglio far nascere. Allora, andiamo a fare il demone capra? Secondo me puoi farle crescere. Guarda, credo che tu possa farle crescere anche semplicemente utilizzando le anime che ti ho donato. Ma davvero? Prova un po'. Le uso tutte? No. Prova a usarle tutte. Tutte? Tu prova a usarle tutte, sì. 180.000. Vediamo. No, non funziona. Cioè lui non te le... Guarda, 180.000 vuol dire che non te le ha assorbite. Perché sennò... Quindi vuol dire che non te le ha consumate. Però, quindi usale per livellare a questo punto, come il dono che avevo detto. Allora vado su.
perché sennò, sì, sennò le perdo. Vai qua su, dentro. Ma adesso puoi parlare con... Ah, ok, ok. E la luce la facciamo dopo e intanto facciamo nascere le piccole. È giustissimo. Ma quindi poi diventeranno come lui? Cioè io diventerò come loro? Chissà. Diventerò tipo lentissimo e camminerò a quattro zampe. Va bene, va bene. Va bene perché in voglio teoria... farle nascere e guarda, poi ucciderle. Prova a uccidere un mostro qualunque. Anche puoi. Loro in preghiera? Perché diciamo che la chat è imprecisa per ora perché ha dei dubbi e voglio a questo punto poi posso anche wikizzare perché se lui non le, se le avesse assorbite si sarebbe trasformato, quindi non può averle assorbite, cioè per la prova del 9 non può averle assorbite, ragazzi, serve okay, questo. Ok, adesso che ha ucciso un mostro e non si è, e non è evoluto, ma è impossibile, è proprio sbagliato. Vabbè quindi esatto, non funziona con i consumabili. Lui quello che fa è darti oggetti non dimezzati come gioco. Cioè, il gioco fa questo, però il parassita non assorbe. Dio Cristo! E questi mostri... Vabbè, tanto sono morto accanto al falò, Esatto. Questi mostri non ti daranno mai pace. Mai pace. E a questo punto... Li odio. Allora me ne approfitto per dirti due cose. La sì. prima è che se ti ricordi anche lo shortcut dell'ascensore che hai trovato poi alle rovine del demone quando sconfiggi il Fire Sage, diciamo il demone con il catalizzatore, no? Sì. Quello che ti ricordi, ti ci vai sopra, si accende la fiamma e ti porta su verso la Fair Lady. Sì. Quello che hai superato poco fa, quello sì. che sta sotto la campana. Uh-huh. Ecco, se tu ci pensi, dove hai combattuto il demone infuocato, il fatto che devi salire con questo ascensore per raggiungere poi le scale per la campana, in realtà tutto questo luogo dove si trova la Fair Lady, la creatura che hai ucciso con cui adesso parlerai, in realtà è una chiesa interrata. Esattamente certo. come la chiesa del borgo dei non morti. È vero. È un'altra chiesa in cui la cima c'è la campana, solo che è ormai sotterrata. Sì, sì. È vero, ma in questo caso allora credo che la mia ipotesi fosse giusta. È un altro dei luoghi di incubazione dei non morti per Lord Gwyn. È stato trasformato nel tempo questo assolutamente posto. Sì, ecco. Assolutamente sì. E ti guarda, ti leggo intanto mentre ti avvicini alla creatura i dialoghi originali tradotti dal giapponese che avrebbe avuto Quelag. Ok, sì, devo tornare su, vero, per andare da loro? No. No. No, 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 c'era un certo... Ah, è vero, c'è il passaggio segreto, esatto. Ora devo solo questo, ricordarmi esatto. dove, ma sì, eccolo qua. Esatto, allora, ascolta, pensa, Quelag, sono tutti dialoghi che sono stati tagliati, no? Però lei diceva, torna indietro, da qui in poi vi è la regione proibita dal patto, mm-hmm. la terra della vita del caos. Essi hanno accettato il loro fato da detestati. Torna indietro, altrimenti diverrai preda del fuoco e semenzaio della vita del caos. Cosa accadrà agli sciocchi che non rispettano il patto? Cosa accadrà a coloro che invadono la terra di Quelag? Lo realizzerai presto, ti fa, no? Perché lo dice durante il combattimento, no? Certo. E poi fa, ah, nuovo sacrificio, questo è importante. Ti fa, nuovo sacrificio. Da qui in poi vi è la regione proibita dal patto, la terra della vita del caos. Procedi avanti. Oppure fa, benvenuto sacrificio. Quindi io sono un'incubatrice esatto. adesso. Capirai molto presto ora quello che intende, perché ti fa benvenuto sacrificio, verrai bruciato dalla fiamma di Quelag e diventerai nutrimento per il caos. Ecco, questa frase è la più importante e avrai molto presto una sua spiegazione. Vai, okay. Sei libero di andare a parlare con l'amico. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Sì? Sì. That you will mind your manners. Spostati. Esatto, lui si sposta. E quindi lei mi parla adesso? A quanto pare no. Ma ascolta. Per prima cosa, qui passeremo 5-10 minuti molto interessanti. Ok. Parla con lui. Lui. Ora che sei dinanzi... Ed è ciò che toglie la sì, maledizione, ti pertanto lui non vuole esatto. utilizzarla, io non lo uso più, quindi loro volontariamente, ed ecco perché pregano, loro volontariamente vogliono divenire le culle di questa nuova vita, di queste larve, sì.
La larva, poi che cosa diventa la larva dell'inferno? Quegli insetti giganti che stanno di sotto? Che cos'è la larva? Cioè, che tipo di vita stanno partorendo questi infetti? E quindi che tipo di vita partorirò io? Lo stai per scoprire, promesso. Allora, guarda un po', abbiamo... Esatto, esatto. Sì, va bene. Sì. Oh, te l'avrebbe consegnato anche lui la fiamma della piromanzia. Perché è un piromante. Certo. Quindi i piromanti, servi di Aesalith, hanno continuato a divenire culla di questi abomini anche dopo il disastro. Sono rimasti fedeli. Malati. Ma sono i miei fratelli. Fair lady, she cried for me and swallowed the great blight pus, despite Mistress Quelan's orders to the contrary. Il pus infetto. La mia nobile signora è lei. Lei ha pianto per me e ha ingoiato il grande pus infetto, nonostante Lady Quilag le... Quindi non parla perché ha ingoiato il grande pus infetto ed è diventata così, immobile. Lady Quilag le aveva chiesto il contrario, quindi magari che fosse come lei, una guerriera capace di muoversi, di utilizzare una spada di fuoco. Invece lei mangia, ingoia il grande pus infetto e diventa così, immobile e incapace di parlare. Però lo ha fatto per me, dice. La rileggiamo ancora. Ancora peggio dei non morti, siamo malati e indesiderati. E fin qui è self-explaining. Come lo sporco della grande palude. Ma la mia cara nobile signora, lei ha pianto per me e ha ingoiato il grande pus infetto. Nonostante quell'ag le aveste ordinato al contrario. Quello che accade qui è praticamente una sorta di trasposizione di Astroea, ok? Solo che in questo caso solo positiva, apparentemente. La Fair Lady si è ammalata e completamente paralizzata nel tentativo di aiutare questi non morti infetti. Certo. Loro però sono divenuti infetti. La cosa che mi, come dire, chiedo è: la loro infezione è avvenuta prima del disastro ad Aesalith o dopo? Credo dopo. Probabilmente dopo. Perché anche a me è forma demoniaca. Capito, ma anche a me è accaduto adesso, quindi è possibile che accada ancora. Esatto, e non solo. In giapponese lui non parla per sé, ma parla per loro, cioè tutti gli infetti. Lui dice: ha mangiato il nostro pus, non il mio pus. Ah. Quindi è un po' più generico, ecco. Ok. Allora, noi sappiamo benissimo che è stata il tentativo di creazione della prima fiamma a mandare tutto a puttane, a far nascere il mostro che poi affronteremo a Lost Aesalith di nuovo. O per carità, ho appena realizzato che il New Game Plus dovremo affrontare di nuovo quella roba. Dovremmo affrontarlo di nuovo, la culla del caos. Vedrai come. E anche Quilag deve essere probabilmente nata proprio in questo modo, ok? Quindi grazie all'esplosione che è avvenuta nella creazione di una nuova fiamma, di una nuova prima fiamma, quindi di una seconda fiamma, la strega di Aesalith si è fusa all'albero, e in realtà è diventata quella sorta di feto dal quale controlla i movimenti dell'albero, che hanno preso sembianze umane, l'arcialbero sicuramente. E Quilag invece credo sia diventata una donna ragno. Lo è diventata anche sua sorella, una delle sue sorelle, sì. Perché sappiamo che un'altra sorella è rimasta uguale ed è quella che affrontiamo fuori dalla culla del caos. E altre due ancora diventano i sigilli di e quindi forse anche le mani, non so, però comunque i sigilli della culla del caos. Loro però non sembrano scontenti di covare questa vita, ok? Riparlo ancora una volta con lui.
Cioè lui dice ovviamente peggio dei non morti siamo malati e indesiderati, con questa forma fisica nessuno ci vorrà, siamo segregati qui, come lo sporco della grande palude, sono piromanti, quindi sono sicuramente seguaci della scuola di Aesalith, che non è una scuola ma insomma lo dico per farvi capire che cosa intendo, la scuola della nuova prima fiamma, ok? E loro credo che in qualche modo siano destinati a dover fare questa cosa, a dover generare larve, ma una delle due sorelle ha pietà di loro e li aiuta o comunque rende meno doloroso questo loro travaglio, se ho capito bene. Non so però e non credo di avere la conoscenza a disposizione, visto che non abbiamo mai parlato con questa NPC, per sapere a che cosa dovrebbe servire questa roba. Probabilmente è qualcosa che non si può ormai né curare né evolvere, perché ti dirò, lui ti dà quell'uovo vermifugo per permetterti di toglierti, diciamo, l'infezione, ma non è detto che sia possibile farlo una volta che è così sviluppata. Certo. Lui tra l'altro soffre dicendo che non parla nemmeno la sua lingua e non riesce neanche a capire perché sono successe certe cose. Chiaro. Cioè ci sono determinati plot di Aesalith che adesso hai finalmente l'opportunità di iniziare ad approfondire e puoi cominciare già ad aggiungere qualche informazione facendo acquista oggetto. Oddio, ma che stupido! La larva del sole. È tutto nato da quello che è stata la fiamma creata da Aesalith, ok? No, questo fiamma, sicuro, per forza. Esatto. E la fiamma creata da Aesalith non è quello che tanti anche durante gli anni hanno pensato che fosse inizialmente. Io già durante il New Game ti dissi che non è stato il tentativo di riaccendere il fuoco da parte della strega, ok? È stato qualcosa di un pochino più autonomo e ambizioso, ossia crearne un'altra autonoma, certo. Era completamente indipendente. Chiaro. Però quindi una nuova anima, un'anima artificiale. Sì, esatto, creare una sorta di grande anima da una delle anime dei re trovate nel fuoco della prima fiamma, la luce del mondo, insomma. Ma intanto fai acquista oggetto e scopriamo qualcosa su di lui. Registro dei servitori. Oggetto per modalità online, verifica i servitori delle figlie del caos. Eingi, si chiama lui. Il portatore dell'uovo mantiene questo registro dei servitori della sua padrona, una figlia del caos. Eingi loda coloro che offrono abbastanza umanità da alleviare la sofferenza della sua padrona, ma le lodi di Eingi valgono davvero qualcosa? Poi abbiamo l'uovo vermifugo che avevamo già letto, okay. E poi abbiamo due piromanzie nuove. Molto, piromanzia molto particolare brutta. Creata da Eingi, considerato grande, è considerato eretico anche nella grande palude. Certo, eretico anche nella grande palude, che a sua volta è un luogo di eresia. Quindi esatto. È un eretico perché ha sviluppato la magia del veleno. Sì, lui dalla piromanzia, che appunto abbiamo scoperto essere molto più eclettica anche a livello narrativo di quanto non sembrasse inizialmente, ha creato lui il veleno in questa palude. Per questo quando cammini ti avveleni. È colpa sua. Sì, sì. Eingi divenne un non morto custode di uova al servizio di una fanciulla deforme che parla... Ah, quindi non è che non parla, non la capisco. Esatto, non la capisce. E però attenzione, con l'anello della strega siamo a due. Siamo a due. Quindi esiste anche un linguaggio che non comprendo, oltre che a una scritta, a un linguaggio scritto che non comprendo. Tu avevi appunto speculato e discusso del fatto che le streghe avessero una lingua, e a quanto pare... E allora è la lingua male. Delle streghe questa. Non c'è verso. Sì. Esiste, wow. Esiste. Guarda, hai visto quanto uccidere un NPC cambia? Cazzo, l'avrei scoperto nella prima run se non lo avessi ucciso. Sì. E se le parlo con l'anello addosso? È una cosa che ti invito assolutamente a provare, ma non prima di leggere la nebbia tossica. Piromanzia particolare creata da Eingi, considerato eretico anche nella grande palude, genera una nebbia velenosa migliorata. Perché Eingi venne cacciato dalla grande palude? Beh, perché ha sviluppato la nebbia. Per scoprirlo basta soltanto utilizzare vabbè sì, questo incantesimo di piromanzia perversa deviazione dell'arte del fuoco. Ma perversa lo dici te, nel senso lo dice il narratore, ma in realtà sì. Perversa perché? Dove è eticamente più
bello bruciare una persona rispetto che a farla morire avvelenata. È tutto relativo, no? Intanto le compro. Ma certo. E quindi le correnti sono in qualche modo tre, secondo me. I piromanti del caos, i piromanti standard, che poi se ne vanno nella grande palude, ma vengono ovviamente visti comunque come delle merde perché derivano dai piromanti del caos, e i piromanti del veleno, che sono quelli che sono qui a fare lo e pregano le figlie del caos. Coltivando queste uova. E quello che tra l'altro è stato inserito nel cut content di quella hag è il fatto che tu fossi un sacrificio. Tu sei un essere umano e hai umanità. Ora porteremo a fare uno più uno al discorso quando ti lascerò esplorare le Ma tue cosine. Scusami un secondo, scusami un secondo. Sì, sì. Ma allora la grande palude io l'ho esplorata. Allora, i miei fratelli sono morti, sono dietro di me. Ti dirò, questa è una cosa che ho sempre discusso anche io, e vale la pena metterla sul piatto della discussione, ma io non credo. Credo che la grande palude sia fuori da Lordran. Ah, questa è la palude sul fondo di Blighttown, ma non è la grande palude. Okay. Okay. È sicuramente un eco e una riproduzione casuale e disperata, tra l'altro avvelenata, benefica da Inge, eccetera. Però la grande palude è un altro posto. Sì, 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 sì. Magari è il luogo da cui provieni prima di essere intrappolato dalla Via Bianca nell'Orden Asylum. Ok, ok, ok. Perché io sono sempre stato convinto che la grande palude fosse sul fondo di Blighttown. Però poi quando scopri che esiste un mondo così vasto fuori dall'Ordran... Ma lo scopriremo poi anche in game? La grande palude non proprio, ti dirò. Okay. Però sicuramente avremo modo di discuterne meglio. E forse il giapponese può aiutarci su questa cosa. Vedremo. Va bene, va bene. Quindi, adesso mi metto l'anello, ma prima di parlare di anello, un attimo. Mm-hmm. Quindi anche Velka è in qualche modo affiliata a loro. Se è una strega anche lei e loro parlano il linguaggio delle streghe. Io che guarda, ti dirò, per quanto concerne Velka, io credo che lei sia, come abbiamo già detto, affiliata. Sì. La Velka è l'affiliata. Velka è un po'... Sta come la Simmental, dappertutto. Sì, è a Philadelphia, esatto, esatto, è il sushi. Solo che fame è venuta, cazzo. Vabbè, di Velka ne riparleremo più là, ma non abbiamo scoperto niente di Velka. Esatto, tranne il fatto che evidentemente il corvo che ci porta all'Ordran è un suo campione, un suo... Sì. Un suo ruolo di influenza nel mondo. Sì, tra l'altro post win eccetera non si può nella prima run di Firenze abbiamo fatto proprio il gioco di chi voleva che a Gwyn venissero tagliate le palle, perché sì. È andata benissimo, il corvo ci ha preso, siamo andati lì, abbiamo ammazzato Gwyn definitivamente nella sua forma oscurata, non abbiamo vincolato il fuoco. Attenzione, quindi provo a ricostruire la storia ora che mi è un po' più chiara. In teoria loro sono visto che l'ultima descrizione parlava di un Engi divenuto e non quindi se sembrava un po' come dire sottoposto ad un agente esterno e non legato alla sua volontà. Credo che loro siano divenuti praticamente maledetti da queste larve dopo l'esplosione della culla del caos, ok? Sicuramente, sì. E quindi non è una cosa volontaria, ma ormai è talmente andata avanti questa maledizione che loro non possono più fare a meno di essere così finché non credo muoiano. Cioè io credo che loro muoiano quando poi nascono le larve. Sì, esplode tutto e via. Esplode infatti tutto. Infatti purtroppo la pietà di quell'aga ha mandato comunque tutto in vacca, perché la situazione si è espansa ancora di più, lei si è ammalata, si è creato questo cioè la pietà di questa donna, dici? Sì. Di quella, okay. Della Fair Lady. Che sì, ora sì. Posso dirti comunque, se vuoi anche darle un nome, nulla di ufficiale, però la community la chiama Quelan. Quelan, ok. Però non è nulla. Non esiste scritto, un nome ufficiale. No, Fair Lady è il nome ufficiale. Sì, diciamo in realtà che... ti posso dire una cosa simpatica, però.
esiste il nome ufficiale della sorella che sconfiggiamo ad Aesarith. Ah, pensate, di questo che sembra più importante come NPC, però sì, vabbè. Sì, è vero. Quindi, però, vai. Ti posso dire questo, mi confermano che, sì, in giapponese, questo è il villaggio dei malati, la grande palude fuori da Lordran. Ok. Quindi, Quelan semplicemente ha pietà per loro, sì, e sì, li accompagna verso la morte, non può guarirli. No, lei stessa è completamente distrutta da questa piaga. Sì, e ha ingoiato il loro pus infetto, questo non so cosa possa voler dire nel pratico, però sembra qualcosa che dà loro sollievo. Per purificarli, esatto, per curarli. Esatto. Ma, però non è servito a niente, cioè lui ne ha parlato come ci ha anche provato, ha pianto per me. Ci ha anche provato, ma non è andata a buon fine, perché guardatelo come è messo. Esatto, tra l'altro, esatto, le uova stanno nascendo anche sui muri, quindi sì, proprio sì, questo è caos brutta. Si potrebbe dire che il caos ha fecondato tutto in questo luogo, e gli esseri viventi come l'ambientazione, ok? Cioè il caos è nato, ed ecco perché la culla del caos è il boss finale, è l'epicentro dal quale questa vita non desiderata nasce, ok? Immaginatela come un'esplosione di vita, che almeno io la vedo così, come un'esplosione di vita che parte dalla culla del caos e manda in overflow di vita altrettanto tutto ciò che c'è nei dintorni, finché a un certo punto questo potere ovviamente si consuma e, data anche la posizione geografica del luogo, non riesce a arrivare in alto dove sta Gwyn, ok? Però qui sotto esplode proprio una bomba. In realtà sembra quasi una bomba nucleare, se al solito facessimo il giochetto di svestire la trama di elementi fantasy e rivestirla di elementi realistici, no? È come se fosse esplosa una bomba nucleare nella culla del caos e le radiazioni hanno creato questo. Esseri ormai immondi che stanno aspettando di morire. Forse Quilag, da come lei si comporta in assenza di parole e da quello che hai mai detto tu, che mi hai rivelato prima, credo che davanti abbiamo le due facce della stessa moneta. In realtà Quilan, mi hai detto, giusto, con la N, di Napoli. Sì. Quilan magari ha capito che in realtà l'unica cosa che può dare è una morte dignitosa ai servitori della loro madre, che ormai hanno fallito esattamente come lei, mentre credo che Quilag sia più dell'idea, visto che ti dice benvenuto, sarai cibo per la vita del caos, credo che abbia abbracciato questa sua nuova natura e brami proprio l'ascesa. Da lì i demoni del caos che salgono in cima questa al borgo dei non morti. Questa cosa che hai detto è bellissima e avrà un riscontro tra pochissimo. Ah, ok. Però c'è da dire che i servitori in questo caso si potrebbero quasi definire proprio di Quelan, perché quello che cerca di fare Angie è darle sollievo. Loro Vero. Sono probabilmente questo villaggio malato di cui lei ha avuto pietà e che ormai si sono legati a lei nonostante il suo fallimento. Però, ora, vediamo un po', tu hai fatto un ragionamento anche tecnicamente corretto pensando se esiste l'anello della strega, forse può avere una relazione sì. con le streghe anche a livello pratico. Vediamo se questo è vero. Sì. No, parlami ancora. È cieca? Pensa che io sia Quilag, perché l'anello è di Quilag, quindi. Esatto. Lei lo sente, lo percepisce, ma è cieca. Cioè, gli occhi chiusi, non penso che possa più aprirli a questo punto. No. Quilag, my dear sister, Yex, they've gone still. I am afraid it may be too late. I am so sorry, dear. Madonna mia. Allora, ora. Ok, no, da questo dialogo entrambe sembravano forse volenterose di fermare il riprodursi di queste uova. Lei l'ha detto adesso. Allora, ascolta. Ora. Stringi patto. Assolutamente. È il momento di perdere Nito.
No, ma l'avrei fatto anche se non fosse stato il momento. Questa è la mia quest ancora. Del New Game Plus. Esatto, questa aspetta, prima di dire sì. Hai visto che ha detto, lei ha fatto unirsi un patto, ancora, perché pensa che sei quell'Hag, quindi certo. Quell'Hag faceva parte del patto. Certo. Eh. E quindi sì, per forza stavano andando verso la stessa direzione. Ma i demoni del caos allora perché? Stavano salendo. Caro. Qui si sta proprio stuzzicando il giapponese. E allora mi correggo. Allora Quilag non aveva perso la volontà di combattere per trovare qualcosa che avrebbe fermato queste uova. Loro volevano solo far tornare il loro mondo alla normalità. Guarda, ci sei veramente come un... Mamma mia, una cosa cercavano? Formina. Loro non erano lì per fare le prove di Anorlondo come gli altri, non erano lì allora, per fare Sand Fortress. È veramente troppo, bravo. Allora ascoltami, è troppo figo, siamo troppo nel climax. Sì, io sto godendo in questo momento, sappilo. È il momento di darti il giapponese. Ok, il giapponese in questo caso... fa meno di quanto non supporreste. Ok. Ma questa sola parola, non c'è bisogno che parti speculando da questo, ma se ascolti le mie parole lo diciamo praticamente in coro, perché è qualcosa che la chat non sa. Ok. O meglio, se hanno giocato, hanno probabilmente capito, se hanno avuto la sensibilità di non solo uccidere tutto quello che si muoveva, come anche lecito avere però, eh. Tuttavia... Maestro, io l'ho ucciso a pugni, scusami, mi sto sentendo una merda. Hai citato la mia anima oscura fondamentalmente, ma tu ancora non sei, è molto peggio di quello che pensi. Faccio schifo, esatto. Maestro. Io faccio l'anima schifo. Oscura lo dissi, vi sentite una merda, eh? Ecco, no, aspetta, ascoltami. I demoni vaganti, quelli che hai incontrato al Northern Asylum, insomma al rifugio, eccetera, eccetera, sotto la pavimentazione che crolla, ok. In giapponese hanno una definizione un po' più precisa. Ok. Sono i demoni sacerdote. Sono i demoni sacerdotali. Ora, questo sembra non dire nulla di impatto, sembra non dare una risposta a qualcosa che ho anticipato con così tanta importanza, però in realtà è un dato che aggiunge un dettaglio molto importante. Il demone vagante è un mostro che vaga, scala le torri e distrugge i palazzi. Chiaro. La vita e i villaggi. Il demone sacerdote è un ruolo, è una gerarchia. E ti dirò. Quindi c'è una chiesa? Non solo c'è una chiesa, c'è una cultura. Certo. Vedi, Saido, qui abbiamo ciccia enorme. Perché il mondo di Dark Souls, una volta che ormai hai asserito, hai capito, hai accettato il fatto che non sia solo dungeon crawler con enemy placement per fare i dispetti, no? Quello che una volta che comprendi essere un mondo raccontato nel silenzio, ma con le cose messe bene, puoi capire è che il demone capra, quei cani, li ha addestrati. È certo. Quei banditi lo proteggevano con gli agguati, erano al suo servizio. Sono intelligenti. Aizalith era un mondo in cui i demoni abitavano. Certo. Aizalith ha fatto la fiamma per dare vita a qualcosa, ma ha creato cultura. E chiaro. Infatti questa è una cosa che si capirà molto più in là, però si capisce anche chiaramente nel primo. Gwyn non ha attaccato Aizalith per salvare dall'orda di demoni, no per uccidere questa cultura, esattamente, perché ci poteva essere una sola un solo pantheon ed era il suo. Ma peggio, perché comunque dare quel tipo di ruolo al fuoco e rendere una cultura nata da una sorta di sacrilegio,
sì, sì, sì. Cioè, non potevi... Esatto, lui voleva tenere bassa la situazione. Sì, sì, no, ma guarda, bada. Non poteva esserci introduzione migliore per questa live e io non sapevo che saremmo arrivati qui. Però effettivamente quello che dicevo all'inizio, c'è una fiamma giusta e una fiamma sbagliata, una magia giusta e una magia sbagliata. Gwyn ha deciso arbitrariamente che cosa fosse giusto e cosa sbagliato e io qui vi chiedo, ma che differenza c'è tra questo e il laboratorio di Sith? Nessuna. Ci sono mostruosità da entrambe le parti, semplicemente uno è un luogo socialmente dipinto di blu perché ci sono le grandi torri e i grandi libri, certo. E la cultura è ancora vista bene, ma anche questo è un luogo pieno di cultura, solo che è misero. L'altro invece cerca di grattarsi via la ruggine della miseria con belle città, con belle torri, con tutto quello che insomma Gwyn rappresenta incatenandosi ancora lì davanti al portone, e noi, io sono sempre più contento di averlo sradicato. Gwyn è uno schifoso. Gwyn era talmente terrorizzato. Guarda che Kath non dice l'errore. Cioè, Gwyn può anche essere interpretato come non schifoso, assolutamente, ma come... È bellissimo poterlo interpretare. Il fatto che il suo ruolo, anche se è ormai andato via, anche se lui è scomparso, anche se ha abbandonato Honor Rondo, lui, la sua influenza, la... permanente per sempre. E capirai quanto adesso, quando affronteremo bene anche le descrizioni originali, di Petit Londo, di Petit Londo, di quello che è la costruzione della profezia per la capacità dei successori al suo sacrificio di mantenere l'era del fuoco. Lui ha preparato tutto. No, no, certo. E se vogliamo vederlo dal punto di vista non negativo, lui ha impedito che questa cosa potesse in qualche modo spezzarsi. Cioè, e quindi ha fatto di tutto affinché il fuoco mantenuto per quello che è fosse protetto, e ovviamente è andato anche contro questa cultura del caos e anche quella della morte, direi. Ha fatto guerra ad Aesarith, e le descrizioni dei Cavalieri Neri ne parlano, solo che i demoni sono sicuramente creature ormai, e sono state anche in parte ferali, ma avevano, e questa è una cosa che ovviamente in chat stai un po' attento a non leggere troppo, discutono perché sanno cose che tu ancora non hai mai visto, ma vengono, nel famoso discorso, tutto bello se autoconclusivo, ma se fai sequel le cose devono essere chiare, altrimenti c'è un casino, vengono approfondite, e dici, ma allora, ah ecco, ah no, era detto fin dall'inizio, ah ok, cazzo, era detto fin dall'inizio, ora puoi entrare nel patto. Sì, guarda, finisco. Vai, no, libero, certo. Vi ricordate, durante i vari episodi ad Aesalith ho detto mi sento molto vicino ad Aesalith, perché sono semplicemente un popolo che ha provato ad utilizzare la scienza della fiamma, no? Però è sempre scienza. E non è andata bene. Gwyn poi ha scelto che questo doveva essere un errore marchiante per l'eternità, no? Che poi è un po', secondo me, il motivo per il quale Gwyn è un personaggio, a mio avviso, estremamente negativo. Gwyn è una persona che sente di avere il potere, il diritto di decidere che cosa è cosa è giusto e che cosa no. In realtà è malato della stessa malattia di Firenzo, no? Anche Firenzo ritiene che l'era della fiamma sia finita, ritiene di poter imporre la sua visione a tutto quanto il mondo, e quindi decide che il mondo degli uomini deve arrivare. Allo stesso modo Gwyn decide che non si devono fare esperimenti del genere sulla fiamma, perché guardate cosa è successo, la storia ci deve insegnare che, e quindi fate schifo. Dall'altra parte, con la morte, stessa storia con Nito. In realtà forse, insomma, si potrebbe moltiplicare questa cosa in maniera esponenziale con tutti quanti i vari esempi di proprio quasi censura che Gwyn ha posto a tutto quanto il mondo. Detto questo, provo grande pena, forse pari a quella che ho provato per Artorias in questo momento, perché guardate, siamo davanti a una donna che ci chiede di stringere un patto, una donna molto più grande di noi, una situazione molto simile a quella di Guinevere, ma guardatevi intorno, non abbiamo nessuna luce, non abbiamo nessun divano di lusso, non abbiamo nessuna veste. E la donna, se possibile, è più nuda di quanto sia nuda Guinevere, eppure non avvertiamo nessuna carica erotica dalla scena che abbiamo dinanzi, esatto, ai nostri occhi. Questo farvi capire già di per sé quanto le due situazioni siano speculari, eppure
così opposte. Scegliamo sì di accettare il patto, sì. E voglio capire perché i demoni stanno salendo, che cosa stavano cercando, qual è il mezzo attraverso il quale secondo loro sarebbero riusciti a porre fine a tutto questo. Forse cercavano quello che cerca Firenzo? Forse volevano far finire l'era della fiamma affinché tutto venisse inghiottito e arrivasse qualcosa di nuovo. Magari nella fiamma loro vedono adesso il peggior male, perché è la fiamma, o meglio, la creazione di una nuova che li ha portati qui. Quindi magari stavano cercando questo. Loro hanno perso la loro cultura, quindi è ovvio anche cercare di disperatamente riottenerla. Sì. Non è soltanto conquista barbarica, è questo anche il punto. Certo, magari comunque mettendo in ginocchio Lordran avrebbero trovato più mezzi di quelli che hanno qui sotto, mm-hmm. in una caverna merdosa. Comunque andiamo. Vai. Comunque scrivono in chat, no, parla per te a supercarica erotica, va bene ragazzi, ok. Poi mi dite... L'hanno detto anche da me. Sì, io, ragazzi, io anche con impegno non riuscirei a masturbarmi, ma se ci riuscite ho grande rispetto per voi. Allora, io mi dovrei impegnare molto. Hai ottenuto... La palla fuoco caos, del caos migliorata. Aspettate. Piromanzia del caos, sì. Aspettate, fermi. Mm-hmm. Artorias, capirai che cosa vogliono? Dare sollievo. Perché non posso? Perché ha bisogno di due slot. E va bene, è giusto. Artorias, dobbiamo portare avanti non solo la tua spada da oggi, ma anche... E allora dovrai decisamente curarti dal parassita, così che tu possa avere anime giuste. Ok, ma non posso farlo nascere? Per curiosità? Ma certo! Vorrei prima vedere cosa nasce. Ora, ascoltami. Devi scoprire una cosa importante, l'ultimo tassello di questa miseria. Sì, certo. Aspettate, eh. Eccola. L'arte della fiamma del caos che inghiottì la strega di Aesalith e le sue figlie. Scaglia una palla di fuoco del caos. La fiamma del caos può fondere la pietra, producendo una fugace sfera di lava. Certo. Qui si conferma l'ipotesi, scarica. Tesi, non solo di scarica, ma soprattutto delle braccia infuocate della culla del caos che sono le sue due figlie. Sì, certo. Allora, ora, usa 10 umanità. Ok. Ragazzi, ho commentato il fatto che sia una guardiana del caos 20 episodi fa. Sì, del fuoco, sì, da un po'. Del fuoco, scusatemi. Fatto. Ok, usa 10 umanità, perfetto. Ok, ora vai a parlarle. Poverina, cerca anche di edulcorare per la sorella perché le vuole bene. Offri umanità. Ah, ecco. Lei mangia umanità. Lei mangia umanità. Perché è una guardiana. Quindi l'umanità le permette, anche in quanto guardiana, di soffrire meno. L'umanità calma le uova, i parassiti e il dolore. E allora forse cercavano anche umanità gli amici demoni del caos. Esattamente. Cioè, quell'Hag, come sacrificio, non parlava a livello di quale strano rituale, se non rubare l'umanità... Per la sorella. Capisci quanto ci si sente merda? Certo. Esatto. Vabbè, lo farò io per te, scusami. Pensa e a questo. E ora finalmente posso dirti... Ok. Una cosa speciale. Una cosa molto, molto, molto romantica. Ascolta. Sì. Prima di parlarle di nuovo... Kirk muore qui. Giusto. Lui era un Dark Wraith. Ma ti posso dire un'altra cosa su Dark Wraith? C'è uno spettro oscuro, dici? Era uno spettro oscuro, esatto. Ora ti dirò una cosa, la chat di nuovo imploderà. Perché, mannaggia loro però, anche qui abbiamo un problema di traduzione. Che bello! Allora, capisci che è difficile fare questo lavoro? Allora, il discorso degli spettri oscuri è che vengono discussi come servi di Kath.
quando in giapponese non viene mai specificato nemmeno l'idea che siano servi di cast. No, se servi dei quattro re anche viene detto. Sì, sì, loro erano sicuramente in parte servi di entrambi. Ok. Tuttavia viene proprio specificato un termine precisissimo che utilizza lo stesso Chester per Ulassil. Gli spettri oscuri sono stati tentati da Kath. Questo significa che Kath non generava coercizione mentale e cercando di portare ad avere se stesso un esercito per spegnere la fiamma. Quello che lui faceva era semplicemente suggerire, far scoprire con il suo potere, quindi donarti i pezzi di pietra sì. rossa, parlarti dell'abilità dell'assorbimento dell'umanità. Ecco, lui stuzzicava gli uomini con la sua, o comunque senza, con la verità. Quindi loro, alcuni di loro, diventavano spettri oscuri. Certo. Una volta scoperta questa verità, questa realtà. E quindi, porca miseria, significa che lui non è il cattivo che fa una sorta di violenza mentale e cerca di guidare verso ciò che vuole il proprio popolo debole degli umani, no? No, lui ne parla e gli altri prendono le decisioni. Ed è importante questa cosa, sì, perché sì. è molto meno, diciamo, legante di Frampt, che invece parla di profezia, dovere e così via. E anche Kath è stronzo. Come eh? Dicono in Sono chat... entrambi, cioè, come dicono in chat, è un po' Dio e Lucifero, no? Sì, ma ricordiamoci che i nostri cari serpentelli, come dicono gli anelli dorati ed argento, sono draghi imperfetti. Sì. Quella descrizione ti serve a far capire che sono dei visci di tutti. Certo. Che sono, non è che Kath dice il vero e bravo santo e Frampt allora è un bastardo traditore. Sono degli shinigami. Sì, sono un po'... Ma non hanno neanche potere, miscidoni. Quello è bello. Sono, hanno potere solo per... Secondo perché me i serpenti hanno il potere del sapere. È quello, perché esatto. loro non hanno grande forza, ma hanno una conoscenza che qui a Lordran è rara. E noi, guidati da quella conoscenza, finiamo per servire i loro scopi, che sono troppo più grandi e ignoti, e quindi non riusciamo a comprendere le loro macchinazioni. Sono dei viscidi serpenti nel vero senso del termine. Ora, parla con lei. Dopo le 10 umanità. È cieca. Certo. È cieca, assolutamente cieca. Ora, usa 20 umanità. Lo farò. Aspettate Dimmi che devo prendere dalla borsa. Esatto, perché il patto non è donarle umanità, ma proprio... Cioè, non darle umanità, ma donarle umanità. Sì, sì. Come se fosse appunto un falò, in realtà. Esatto. Altre 10, non 10, 20. Altre 20 extra. Altre 20. Ok. Sì. Perfetto. Andiamo. Tempesta del caos. Parlale. Ok, prova a uscire cosa. E riparlarle, poi, okay. Anche se probabilmente poi qua torneremo per gli ultimi dialoghi. Niente. Ok, ok, allora il prossimo unlock è più in là. Però intanto qui sei nel patto più due. Sì. Scusate, voglio leggere la piromanzia devi, nuova. Certo. Ok. È giusto, non ho finito il discorso di Kirk. Ah sì, giusto, perdonami. Proprio da questa traduzione... È più chiaro, è più semplice capire, era molto più difficile prima, ma comunque la community arrivò tranquillamente a questo racconto perché si può decifrare, che Kirk da Spettro Oscuro raccoglieva umanità per quell'anno. Perché è come lui noi era adesso. Uno Spettro Oscuro, però lo faceva per pietà di questa Fair Lady. Beh, è che non è diverso dal percorso che avremmo fatto noi adesso. Esatto.
Esatto, quindi lui raccoglieva umanità per lei, per aiutarla. E invadeva anche meno. Per lei. Esatto. Pensa a te. Esatto. Sì, quindi effettivamente gli spettri oscuri non necessariamente sono legati ad un unico credo. Non cioè, necessariamente, sono esatto. Essere spettri oscuri, esatto. Essere spettri oscuri è un mezzo. Vuol dire semplicemente che sei un collezionista di umanità. Ma cosa sì. Poi faranno quelle umanità è qualcosa che dipende da te, non dall'etichetta spettro oscuro, mi pare di capire. L'arte della fiamma del caos che inghiottì la strega di Aesalith e le sue figlie genera delle colonne infuocate del caos. La strega di Aesalith, in un ambizioso tentativo di copiare la prima fiamma, creò invece la fiamma del caos, forma corrotta di vita. Beh, praticamente ha creato una fiamma glitchata. Ha creato cioè è riuscita a creare una fiamma nuova, no? Però è la fiamma del caos. Sì, esatto. E esatto. Lei voleva probabilmente generare un nuovo ricettacolo di anime, ma invece ha creato una fiamma che partorisce questa vita corrotta come lei, come se stessa. E questo genera per me un'ulteriore domanda che spero, Michele, non sia troppo... in là, che non abbia una risposta troppo in là. Ok. In qualche modo, quindi, la fiamma del caos non è diversa da quell'oscurità dalla quale loro vennero, no? Entrambi sono culle di vita. Guarda. La prima fiamma però non sembrerebbe esserlo altrettanto. È culla on. Di elementi. Ok. Esatto, spot on. L'oscurità è fonte di vita, è molto spot on, ragazzo. Okay. Più di quanto tanti possano aver pensato in questi anni a causa di questi principi okay. Particolarmente nebulosi. Ultima cosa, puoi parlare un'ultima volta con Angie e si prosegue. Mamma mia, che tristezza. Va bene, lo farò. Scusami se ti ho ucciso nella vecchia timeline. Un po' invidioso di cosa? Posso dare l'anello? Servirà ancora no, qualcosa? Sì, servirà ancora qualcosa. Prova a parlargli ancora, vediamo se ti sblocca quel dialoghino. Esatto. The molten giant watches over the flame of chaos. Ah, fair lady, and Mistress Quelaag fled from the ruins. I do not know the details. Ti introduce, insomma. Parlava di scarica infinita lì? Sì, oppure della culla del caos, non possiamo saperlo. Ok. Niente. Ok. Eh sì, qui mi introduce allora. Qualcosa che io ho già visto, ma ovviamente. A questo punto, visto che il nostro caro scarica è morto e abbiamo la nebbia arancione là sotto, è arrivato il momento di tornare indietro. Andiamo di nuovo a Firelink. Dobbiamo salire di sì, sopra. Dobbiamo salire di sopra. Esatto. Cosa faccio? Abbiamo un teleport. No, è vero, non abbiamo teleport. Però aspetta, da qui tornare indietro. Abbiamo fatto il saltone pazzo che mi hai insegnato. Lo schipperone ripperone che abbiamo fatto per arrivare fin qua sotto. C'è il grande vuoto, ma non ha alcuna utilità fare il grande vuoto in questo momento. Il grande vuoto si può fare tra un po', senza problemi, anche post, diciamo, dopodiché dobbiamo, per tornare indietro, sto pensando, risalire sull'ascensore adesso. Esatto, esatto. Eh? E rispondendo alla chat, no, purtroppo, cosa che rende comunque molto difficile il tutto... Non esiste un compendio con tutte queste informazioni che stiamo discutendo tutte in un posto solo. È quello che è, il compendio lo cerco di creare io con le anime oscure, ragazzi. Certo. Perché è l'unico modo in quanto metà delle discussioni fatte oggi non sono informazioni segrete, sono semplicemente informazioni che a noi non arrivano perché naturali per il gioco in Oriente e completamente in arrivate a noi. A causa di piccole superficialità, quindi non sono chissà come le abbiamo trovate, è olio di gomito di chi ci aiuta, di chi lavora per questo e che traduce dal giapponese. Cioè non è che per i giapponesi è difficile, loro l'hanno sempre saputa sta roba.
No, no, ma è chiarissimo, purtroppo, e dico purtroppo perché è un problema irrisolvibile se non imparando la lingua o appunto attendendo esatto. i tuoi contenuti che vanno piano piano sì. a stratificare questa conoscenza. Esatto, esatto. Ah, devo cambiare l'anello, che stupido. Sennò qui diventiamo presto carne di gigante. Allora, Eivellino, Ripperino, eccolo qua. Eivellino, Ripperino. Esatto, stai andando benissimo. Bene così, ragazzi, bene così. E mamma mia, anche, anche oggi numeroni per questo New Game Plus, grazie. E non solo, cioè alla fine oggi abbiamo anche fatto paradossalmente una partita per una buona percentuale come il New Game, perché si è parlato un sacco. Ma tanto lo sapevo che sarebbe finita così, ma non è una autocritica, anzi, cioè... sempre di più, e ora capisco il perché, ma ovviamente non potevo capirlo in origine, mi rendo conto che questo non è il New Game Plus, questa è la fine, è la parte finale della nostra avventura, non lo sto percependo come rifacciamo da capo, ma come un chiudiamo i discorsi aperti. Esatto, quindi... ma infatti adesso ogni live ho l'idea di darle un protagonismo specificissimo di argomento, cioè un argomento protagonista. Questo sì, era... Sì, sì, sì. Piromanzia, Aizalith, quell'Ana, quell'An, eccetera. Diciamo e che infatti, potremmo quasi dire una cosa che non viene detta mai, cioè Dark Souls inizia adesso, bene o male, no? sì, è vero, è vero, è vero. Ecco. Assolutamente, è una cosa che non si sente dire spesso, ma insomma... No, ruolo. Infatti, no, non, no, purtroppo no. Diciamo che sì, la community di Dark Souls dovrebbe avere un qualche tormentone, perché non li ha. Esatto. Ok... Esatto, sta andando benissimo. Ma la mia amata, rispondo alla chat, penso abbia preso il patto fatto con la sorella come, insomma, una cosa buona, cioè... Ah beh, certamente. Esatto, sei stato bravissimo, hai trovato subito il percorso giusto. Anche se Quilana sembra un po' aver abbandonato... Sì. Tutta la causa delle sorelle. Quilana ha assolutamente abbandonato tutto. Ciononostante, sì. Comunque cerca di avvisare i piromanti di non ripetere lo stesso errore. Ecco, però non mi sembra impegnata come le sorelle a porre fine alla sofferenza di chi ha alla fin dei conti sofferto per colpa loro, della loro madre, della loro ambizione. Per quanto ripeto, definirla colpa è comunque una roba molto hardcore, perché porca troia. Occhio, che ti rompo la culo. Non mi ha rotto. Esatto. Li ho sottovalutati estremamente, ragazzi. Però intanto possiamo parlare del percorso che possiamo fare, perché volendo intanto devo far partire la far partire la quest di Solaire. Ora noi, quando tu arriverai alla Valle dei Dragoni, potremo andare, per esempio, alla foresta, e dalla foresta io sto cercando di farti fare percorsi diversi, no? Se noi andiamo alla foresta dal basso, poi volendo c'è anche il secondo duello, volendo, quando vogliamo. Ma, sì, non lo farei più in là, perché l'abbiamo fatto troppo poco tempo fa. Esatto, e dalla foresta si va al borgo, c'è una... Finalmente per la community, finalmente una rivelazione. Definitiva. Oh mio Dio. Che mi sono morso la lingua e stritolato quale le palle per non dirlo in New Game. E da lì facciamo un po' il borgo all'inverso e parliamo con Solaire, per esempio. Così intanto giusto. Facciamo la sua conoscenza. Non è importante, la quest di Solaire parte anche senza, però così fai un po' di mappa al contrario. Certo. E poi si suona la prima campana. Secondo me riusciamo a fare entrambe le campane oggi e mi fa ridere questa cosa. Abbiamo fatto le due campane nell'arco di 40 live nel New Game, adesso le facciamo in una. Non solo, anche con in mezzo un sacco di chiacchiere. Sì. Allora. La rivelazione che Havel è Velka, esatto, sì. Sì, Velka, ragazzi, purtroppo nella mia testa, ma io spero che abbia un senso sta cazzo di Velka. Ma sicuramente arriverà nei prossimi Dark Souls, dai. Un personaggio così nominato e non c'è? C'è nel gioco? Abbiamo persino trovato la bambina della bambola e non abbiamo trovato Velka. Dai. Di che stiamo a parlare?
Senti, posso farti una domanda? Vai. È una domanda alla quale ti chiedo di rispondere con il minor grado di spoiler possibile, ma allo stesso tempo in maniera, non dico esatto, esaustiva, ma rispondere. Sei rimasto soddisfatto dalla trilogia di Dark Souls a livello di risposte che doveva darti? Io ovviamente non lo so. Stronzo. No, sono tossico. Allora. Colpa della mia domanda. Allora. Allora. Perdonami, ma per me ha un valore questa cosa, perché sai, sono qui che io dico arriverà Velka, arriverà il momento. Okay. Ora ovviamente la domanda non è se arriverà Velka, però è alla fine del tuo percorso, hai detto ok, sì, bella, sì, ho capito quello che dovevo capire, oppure... Allora, sta... ti dico due cose. Ok. Allora, perché così si fa un bel gioco di bilancia. Ok. La risposta alla tua prima domanda è... Sì, se okay. Non per due cose molto grandi. Quindi okay. Quindi è ni. Io avrei preferito per certe cose che Dark Souls fosse Dark Souls, non che ci fosse una trilogia. Ok, finisse qui. Ma è ovviamente poi qualcosa che mi avrebbe e avrebbe fatto perdere cose veramente incredibilmente stupefacenti. Certo, ho capito. Perché poi ovviamente, cioè, per certe cose, te lo dico anche adesso, per certe cose Dark Souls 2 è il migliore persino. Cioè, ma okay. Per cose molto specifiche, ma lo è, ok? Insomma, ci sono delle cose molto speciali. Ci sono contemporaneamente, anche a causa di cut content sempiterno in questa industria, altre che non perdonerò mai. Ok. Una in particolare. Okay. Una che sono abbastanza sicuro non perdonerai neanche tu. Ok. Ok, interessante questa cosa. Esatto. La seconda possiamo perdonarla insieme. Okay, attraverso il nostro lavoro, dici? La perdoneremo insieme attraverso anche il loro lavoro, nel senso che hanno deciso di, infine, l'autore stesso, di non dare quel tipo di... E mentre una per me è imperdonabile, l'altra va bene, ci sta. Le risposte si trovano come eco, non come evento. La mappa al contrario mi richiede di affrontare il drago qui. Oppure no, di non svegliarlo. Se non puoi svegliarlo. No, maestro, non lo sveglio. Beh, hai anche la palla del fuoco, migliore del caos. Ma non lo sveglio. Non lo sveglio. No! Volendo puoi anche utilizzare forza interiore. Ma... No! Io ho detto tanto vomita. Pum. Puc. No! Ragazzi, un'intera live passata a parlare e a fare un ascensore. Ok. Ragazzi, no, vabbè, il ciadometro segna meno un miliardo. Dark Souls peggio delle madri. Esatto. Peggio delle madri con le ciabatte. Ragazzi, suoniamo tutte e due le campane. Esatto. E... No, ma va bene. Ma poi non ero neanche... ero tossico, quindi non ero neanche full vita. Cioè, nonostante credo che mi abbia... Cioè, mi avrebbe shottato forse anche di normale. Ha fatto no. Un... No, full no, però insomma... Ok. Però ragazzi, a questo punto ti dico l'altra cosa. Sì. Ok? Mm-hmm. Il boss finale della trilogia. Ok. Quindi proprio il boss finale di Dark Souls. L'ultimo boss di Dark Souls 3. Sì. È la cosa migliore che potessero fare. Ok. È okay. Meraviglioso. Ok. Ok. Così okay. Così ti dico, è vero, la risposta alla tua domanda non è un cazzo sì, dai, ma... Però... Ecco, comunque, nonostante ciò... Ok, boss finale incredibile. Sì. E qui, per esempio, non va oltre... va oltre la mia immaginazione cosa possa essere ovvio, il boss finale. Perché, cioè, per me, dopo Gwyn, che cazzo c'è?
Ma è ovvio, ok, infatti, Firenze, non... però poi dopo Firenze che cosa arriva? Sì, e... sì, no, ma infatti... cioè tu hai due opere complete, chissà poi ambientate quando, dove, esatto, perché, chi giochi, chi parla, chi non... cioè... Beh, sai, queste sono domande che mi faccio spesso, perché mi piace un sacco, no, ragazzi. No, ma non dirlo me. Sono domande che, me. Mi faccio spesso, perché mi chiedo, io ho raso al suolo il mondo, no? Eh sì. E quindi dopo chi arriverà all'Ordran a pescare queste ceneri? Guinevere? Potrebbe, sicuramente una dei personaggi che rimane intonso in Dark Souls. Nito è morto, l'ha ucciso Firenze. La strega di Aizalith è morta, tutte le figlie del caos tranne Quilana. Oddio, Quilana, però, oddio, mamma mia, Quilana, boss finale di Dark Souls, non direi. No, però ti dirò, hai detto una cosa... cazzo, non possiamo parlarne. No, è troppo presto, però sappi che durante... Ti posso dire questo. Uh-huh. Durante le mie run... ho parlato tantissimo di Guinevere. E okay, di quanto... Quello che tu stai dicendo adesso... per anni l'ho detto anch'io, ne abbiamo parlato tanto. Cioè anche tu tanto, ti sei chiesto, tanto, no, cosa c'è dopo. Sì, ma mi sono anche chiesto... Quindi Guinevere, allora, no? E però non ti dico questo cosa porterà. Cioè, no, allora, per me Guinevere deve fare per forza un allora in Dark Souls 2, cazzo. Perché, cioè, abbiamo... Allora, se noi siamo coloro che hanno porca troia, non devo parlare. Allora, mentre noi siamo qui le persone che hanno sventato il piano di sono avvelenato. Siamo persone che hanno sventato il piano di Gwyn. Noi non sappiamo se in realtà in Dark Souls 2 terranno conto dell'altro finale. Sia come sia, Guinevere ha tanto da cui pensare, perché se è andata bene, e allora vuol dire che qualcuno ha preso il posto del padre, deve tornare da lei e deve fare rapporto. Se invece non è così, sarà molto arrabbiata, perché il sacrificio del padre non avrà portato a niente. In ogni caso, credo proprio che il personaggio di Guinevere abbia tanto da dire nel 2, o comunque nel 3, o comunque in qualunque, sì, cazzo di momento, no? Arriverà il proseguo della storia. Quilana no, Quilana secondo me potrebbe finire qui come personaggio, perché comunque Aizalith, mm-hmm, l'abbiamo gestita e ora devo gestire questo drago, quindi non posso parlare. Allora, vai, concentrati. Vai, tira sto vomitino. Io intanto ti tiro le palle di merda. Vai, sereno, ti tiro le palle di merda. Madonna che male che fa sta cosa, ma che fa? Tira anche una... Che fa? Danno da fuoco, tipo. È tipo il burn di Pokémon, sta prendendo danno lui. Perché la palla del fuoco del caos lascia lava a terra che fa tot. Ok, tanto non fa danno questo vomito, vero? Mi ricordo bene. Attenzione alla boncatina. Andiamo, si fa un danno minuscolo. Via. Chissà perché prima mi ha tirato la manata e non ha vomitato. Boh. Perché eri... vicino più al muso, diciamo, di quanto hai cominciato adesso. Via. Sì. Via. Ho rischiato. Dai, tira sta... Oddio! Stavo per andare nella Orny Jail, ragazzi. Niente. Via sto cazzo di target. Oddio, però no, senza target ho paura che poi... Dai, tira sta vomitatina. Fantastico. E si gode. Ok, boncatina. Boncatazza. Niente, attenzione alla mano. Ok, boncatina tattica. Via, via, via. Ora tira la manata. Non è vero. Che pazienza ci vuole questo drago. Però devo far nascere i miei figli, maestro. Ma assolutamente. Devi dar loro energia. Alla fine fa parte di prendere a pugni le cose. Sì. Ok. Goduria. Via. Aiuto. Ok. Si gode. Via. 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 Arriva la sacra mano. No. Ok. La sacra mano. È morto. È morto. No. Tossicità subita. Ma che palle. Tutto tossico. Allora. Ok. Spada leggera di Astora.
scudo cimiero, tutta roba che avevamo già. Le mie larve hanno preso un po' di cibo, sono contento di questa assolutamente, cosa. Assolutamente, sì. No, a pugni questo non me la sono sentita, ragazzi. Sarà ovviamente il ciadometro è meno un miliardo, ma non me la sono sentita, non volevo rimorire. Oh, giusto, già, vero. Arnesi del demonio. Le viverne? Sì. Allora, scudo alzato, vai verso la sinistra e poi scatta a destra per andarle intorno. Porca troia. Ok, più o meno. Porca puttana! Ma porco il cane di della demone capra, ragazzi. Il cane. Addestrato. Esatto. Sapevo di non ricordarmeli. Sapevo di non ricordarmeli. Io ho visto quelle viverne e ho pensato, adesso muoio, perché non mi ricordo. Ma a parte, però allora, che cazzo sono andato a fare lì? Beh no, stavi andando bene, perché l'obiettivo era andare nel bosco. Sì. Però certo, ovvio che senza essersi seduti prima a Firelink c'è cioè la disperazione globale dei checkpoint. Però se in chat scrivete ding dong è come se avessimo suonato la campana. Ragazzi, abbiamo ancora mezz'ora e ce la faremo. Ma il problema è solo arrivare fuori da questo posto di merda. Lo so. Il chadometro in questo momento è proprio, ragazzi, è ritornato in negozio. Cioè, ding dong. Ragazzi, allora, le morti sono state una dal gigante, una dal drago e una alla viverna. La prossima dov'è? Sull'ascensore. Facciamo 5 metri alla volta, prima o poi arriviamo alla fine. Tra l'altro, lo scudo in questo caso non mi protegge dai fulmini. Beh, non avevi lo scudo alzato. No. No, avevi la spada a due mani. A me sembrava di avere proprio lo scudo in mano, in realtà. Allora forse hai tolto l'arma a due mani all'ultimo, però sappi che lo scudo ti protegge, probabilmente ti ha preso di lato o... O forse ho rollato e mi ha stunnato mentre rollavo. Può essere, sì. Anche perché danno elettrico lo protegge sto scudo. Quindi proprio stai a posto. Ah sì, hai rollato mi dicono. Forse sì, ho tirato una rollata... Pensando esatto. Di andargli oltre, ora sto cominciando a ricostruire la scena del crimine. Esatto. Ho tirato una rollata, ma il drago ora è comunque morto. Ma no. Oh no. Ah, il drago sì, scusa. Ah, okay, okay. Il drago sì. Mi stavo per mettere a piangere. Ok. Allora, quella viverna la devo un attimo baitare. Il ciadometro ai minimi storici non si vedevano dati del genere dalla Grande Depressione, sono d'accordo, veramente un momento storico terribile il nostro. Dio delle cerbottane stronze, mamma mia quanto fa cacare sta città. Blight Town, esatto. Allora, questo gioco non ti fotte quando hai paura di lui, ti fotte no, quando lo conosci. Sì. È la verità. No, mamma mia. Era rimasto a un PS, il cesso. Aspetta però, ho 40 veleni addosso ragazzi, almeno uno me lo devo togliere. Cioè, ti prego. Ho la peste esatto. E tutto ciò. Ok. È fattibile ragazzi, è fattibile. Vai, ci sei. Se solo... Adesso mi porterò la tossicità fino a Dark Souls 2, probabilmente perché dura poco questo status. Miyazaki ha detto, quanto lo facciamo durare? Sì. Però... Bravo, bravissimo, bravo, vai. Arrivo, ti combatto tra 5 minuti, torno, promesso, devo andare a prendere le sigarette, un attimo. Ok. Dai, siamo arrivati perfetto. A metà della nostra malattia. Bevo una estussina del caos. Estus del fuoco del caos, pensa che sì. Buone. Boh, bella, OGM. Ti cresce un braccio esatto, nel culo se ti vero, bevi. OGM è perfetto. Allora, dai. Viverna, attempt numero 3. No, numero 3 di passare sta zona di merda. Sì. Sarebbe meglio evitare. Dai, ci sei.
problemi. Eccoci qua. Ma se io corro e basta. Sì, guarda, la cosa migliore che puoi fare è tenerti sul bordo a sinistra e quando vedi che sta per soffiare scattare a destra, così non le dai, cioè non ti prenderà mai. Fammi vedere fin dove arriva. Ah, beh, se l'aggri si fa la passeggiatina. Sì, dai. Fammi vedere dove arrivi, ho tanta paura di te in questo momento. Ah, ok, vabbè. Ok, questo dice molto di te. Va benissimo, sì sì, anche la clippatina ci piace. Distance check. Oh no. Not working, almost. Distance check. Distance check. Distance check. Distance check. Vabbè, è morta. A posto. Oh. Ragazzi, è stato bellissimo. Oh yeah. Ok, maestro, però se non ne sconfigga uno, non ne sconfigo uno a duello, merito di morire, sappilo. Quindi adesso lo faremo. So che l'avresti fatto anche tu. Di so sì, so ovvio. Che l'avresti fatto anche tu. Ma che domanda. Che non ti saresti sentito soddisfatto. Esatto. Vai, vai. Ok. Viverna del cazzo. Andiamo, combatti. Combatti. Oh, no, 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 no. No. Cosa? Beh, ha scelto di morire. Maestro, non mi ha soddisfatto questo duello. Vieni, Viverna. Combatti. Pianino, non sul ponte, perché mi ricordo cosa succede sul ponte. Bravissimo. Combatti. Ah, ok, lo sai, ok. Sei stato attento al ponte, bravissimo. Combatti. Combatti. Combatti, Viverna. Subio. Palesemente e sventura. Ok. Combatti. Combatti. Viverna. Vieni qua. Basta sputare. Vieni qua a combattere, a fare un po' di lucia. Oh, sei pericolosa. Giri in tondo, mamma mia. No, basta. Basta metterti. Ma guarda quanto è safe questa Viverna. Ma in PvP la gente gioca peggio di te. Ma guarda che... che virate safe che fa sta Viverna di merda. No! Io non so come intitolare questo episodio. Io non lo so più. No, sono incuriosito e un po' conturbato, esatto. Io ho passato interi episodi delle mie serie così a intestardirmi su una cosa, quindi tu sai che siamo simili, quindi sì. Capisci? Sì. Sì, sì. Allora, assolutamente sì. Allora. Dark Souls allora. Inizia qui. Tu sei già alla fine del gioco. No, no, io ti sto aspettando qui così per... Allora. Avete visto quanto cazzo era forte quella Viverna? A voglia. Io non devo mai più dire dove arriviamo. Non devo mai dire dove arriviamo. Da quando ho detto che avremmo fatto la seconda campana, siamo rimasti qui. Sì. Piantati. Fermi. Non c'è stata... nella mia hubris. Io volevo uccidere con Chadness tante cose. Porca troia. Ragazzi, mi hanno appena tirato una sassata nella schiena. Dicevo, mi scrivono in chat, c'è un motivo se le Viverne si skippano. Credo di averlo compreso. Sì, sì, esatto, è vero, è vero. No, ma tu le hai duellate prima o le hai skippate? Le ho duellate fino a che una delle loro code non mi ha spinto di sotto e ho detto, senti, va bene. Ah, quindi anche tu sei morto prima alle Viverne, non c'è disonore. Assolutamente nessun disonore. Io mi sento disonorato a skippare, capisci? No, non devi. Le Viverne, skipparle fa parte della expertise, fondamentalmente.
mi scrivono che è sempre la mercante nella fogna, intanto ci fa il malocchio. ma lo farà anche nei prossimi Souls. Ok, manca solo la morte nell'ascensore adesso. Non è vero, i pro non skippano, ragazzi. I pro le avrebbero uccise tutte quelle viverne. È il motivo per il quale non mi fare la tossicità, ok. È il motivo per il quale non sono un pro. Non sono un pro, ragazzi. Adesso skipperò le viverne come un pollo. Come un pollo, capite? Un cazzo di pollo. O come un pollo del cazzo. Ragazzi, grave disonore sto brotando sul mio corpo. E questa no, è colpa mia. Cioè, hai avuto l'introduzione che Dark Souls fa ai giocatori che pensano che lui non sia più tosto. Già, è proprio vero. Almeno questo lo devo fare. Cioè, almeno questo non lo posso skippare. Che cazzo, cioè, se no sono veramente una merda, cioè, E dico la mia chat e non ho... Pensate col calabrone. No. Occhio! No. Vai, vendetta, sì! Ok. Oddio, dice un altro tizio! Come cazzo ha fatto a arrivare... Ok. Come cazzo ha fatto a arrivare fin qui? Ma che cazzo! Ragazzi, sto tiltando. Sto tiltando in una maniera che voi non... Ti do un consiglio magico. Spogliati così corri più veloce. Ma cosa? Ma no, ma perché devo spogliarmi? Tu sei in fast troll, è vero? Sì. Ok. Beh, secondo me si può chiamare Ding Dong l'episodio, è vero? Allora. Questo è... questa è la punizione, perché non voglio accettare lo skip. No, è così che funziona, è giusto. È l'hardcore gaming, cioè. Io ho bisogno... di uccidere. Di accettare lo skip, ma non ci riesco. Come posso accettare lo skip? Skip è... il mio avversario è davanti a me. Intanto Michele sì, ha appena finito Dark Souls 3, mi dicono. Allora, lo skip è l'arma dei deboli. No. Io non sono debole. Noi faremo molti skip in questo run. E saranno tutti molto forti. Perché mi tira il sasso in testa sto figlio di puttana? Me ne stava tirando un altro. Ragazzi, ma... sì, Michele tra due ore dovrebbe dovrebbe finire l'anima oscura su Elden Ring. Sì. Se non sbaglio, sì. L'anima oscura 8. Allora. No, che cazzo sto facendo? Ragazzi, basta tiltare. Oddio, tilto di nuovo. No, allora, basta tiltare, ragazzi. Basta tiltare, Sidonia. Basta tiltare. Allora. È little tilt, no tilt. Allora. È little bit, no. Allora. Dobbiamo fare una cosa, maestro. Maestro, dobbiamo fare una cosa. Mercante, sono profondamente addolorato per ciò che ti ho fatto. Non meritavi quella girandola dell'abisso, non la meritavi affatto, e io merito ognuno, ok? Ognuno di... degli insulti che ancora ora so che mi stai rivolgendo, ok? Mi stai rivolgendo un sacco di insulti e hai ragione. Ragazzi, è incredibile, mi è passata la freccia attraverso e non mi ha colpito, sta funzionando. Quindi dicevo, funziona, ok, ci siamo. Cara mercante, io ti chiedo scusa davvero tanto per ciò che ti ho fatto. Non volevo assolutamente e mai vorrò più
sfidare la sorte attraverso il vilipendio dei deboli. Il vilipendio dei deboli non deve essere fatto, non deve essere perpetrato. Io l'ho fatto nei tuoi confronti, mi pento e mi duolgo. Spenderò tutte le anime nel tuo sacro mercato delle frecce di merda. E spero che questa cosa mi dia forza di affrontare questo gigante e non essere mai colpito. Ma ripeto, se anche me lo dovesse far fare questa cosa, è solo perché io credo in te, mia cara signora delle frecce. Tu sei la stella che ravviva le mie giornate. Tu sei la stella che ravviva il mio cielo buio senza le tue frecce. La tua fogna è speciale e io sono solo uno scarso e stupido. No, quel Dark Lord. Bene. Adesso, in maniera altrettanto safe, io mi sono è il muschio, vero ragazzi? Il muschio. Ma non è che ci fidanziamo con lei, ragazzi. Quilana è sempre la nostra fidanzata. Semplicemente, adesso ritengo di provare rispetto per quella mercante e lei, non dobbiamo ridere di lei, dobbiamo compatirla. Perché noi siamo solo delle merde, ok? E non dovevamo assolutamente insultarla, né colpirla. Questo è stato il problema. Adesso vedrete gli effetti di questo grande pentimento sul nostro gameplay. Stai evolvendo a vista d'occhio. Il malocchio si sta... Guardalo, lo skip. È lì. Lo sta facendo solo per aggrarle tutte e ucciderle contemporaneamente in un fight a mani nude. Attento a quella coda! Ti cadevi! Ok. Ci sei. Stupida viverna blu! Il malocchio è sconfitto, signori. Il malocchio è sconfitto per sempre. Ed è vero, cioè, è la volta che hai superato tutto e anche sconfitto la viverna. Lore della serie, questa. Lore del New Game Plus. Assolutamente. L'anima della sfiga. Ragazzi, il malocchio è sconfitto, lo sento. E ora sei in un posto nello di merda che ti porta a Giardino Radice Oscura, dove c'è un falò. Giusto, c'è falò qui. Finalmente. Esatto. Finalmente. Ah. Torno umano? Sì. Andiamo a suonare sta campana, maestro. L'ho fatta attendere fin troppo. Suoniamo sta cazzo di campana. Beh, se vuoi andare diretto si può. Alla fine la quest di Soler esiste anche. Ah, come vuoi tu. No, come vuoi tu. Ma guarda, ti dirò, se... Ok, allora ti faccio trottare. Oh mio Dio! Attento. Aspetta. Al Cavaliere Nero. Ragazzi, il malocchio! Beh, è vero, non c'è più! È incredibile! No, quello sì è un attacco doppio. No, è tornato il malocchio. Quella è la alabarda che non è facile da affrontare, ma il tuo primo parry ha dimostrato tutto. Non è vero, non è tornato il malocchio. Tra l'altro, mi sa che devo mettere il segno, sei stato invaso. Ragazzi, è sconfitto definitivamente. Sconfitto definitivamente il malocchio. Ho droppato l'alabarda. Anche... Che culo, anch'io. Il malocchio è sconfitto. Allora, no, killer è quello che potresti... spara merda. Aspetta, metto il segno terra. Sì. Qua sul promontorio dove si trovi. Ecco, tu torna indietro. Ah, ok. Dice... Ho messo il segno poco lì. Ma sopra o giù proprio? Qui, dove sei tu? No, dove ti trovi? Lì, esatto. Ok. Sì, speriamo che appaia.
Ah no, mi è scomparso perché mi hanno invaso. Oh! No! Maestro. Cavolo. Vabbè, ti sei seduto al falò, combatti con onore o con disonore in base a come si comporta. Sì, infatti. E la prossima volta daremo anche a voi tutti sì una password per fare i segni rossi. Niet. E tu continua che la strada giusta è questa. Vai verso, quella che ora sarà chiusa dalla nebbia, verso la tua destra, la torre che ti porta al borgo. Borgo dove si trova la chiesa con la campana. Bisogna vedere dov'è Killer, bisogna vedere dov'è il mio. L'ho visto lassù. Oh cazzo. Allora, arriverà immagino. Forza, voglia. I nostri invasori. Guarda, senza più malocchio ormai. No, ragazzi, cioè sono un uomo nuovo. Cioè è finita. Siamo in New Game Plus Plus adesso. Guarda, no hit. Non c'è verso, no hit. No hit, ragazzi, no hit. No hit, facciamo l'idra? No. Se vuoi avere la minima speranza di suonare la campana, no. No, ok. Ah, eccolo qua, lo vedo Gianni Morandi. Ah, è già pronto con inseguitori umani. No, allontanati, fagli finire. L'effetto. No, l'effetto, esatto. Usa le pietre intorno al... Merda. Niente. Nulla. Ma quanto range ha quel coso? Io pensavo che solo al momento del cast funzionasse. No, non è intorno a lui. Se lui si avvicina troppo io non posso più correre. Esatto, però dura poco, quindi puoi... Ho capito. Ora ho compreso, non l'avevo mai capito prima di però adesso. Sì, no, è l'incantesimo toxic per definizione. Cioè ci sta, però è palesemente quello, cioè camminata pacifica è camminata trollina. Insomma. Allora... Perché è così... è così odiata questa build, vedo un sacco di odio in chat. Sì, lo shotgun con... certo che sì, è odiatissima. Okay. No, dove cazzo super vado? Odiata. Ho sbagliato, scusate. Stavo leggendo la chat e non mi sono reso conto neanche di essere entrato nell'ascensore. Ora, ecco la morte per ascensore. Zero skill. Vabbè, oddio. Zero skill no, nel senso... devi comunque... Beh, correre contro un nemico e premere R1 shottandolo non è esattamente skill, to be fair, eh? Effettivamente. Cioè, forse è più... riesce a uccidere la mia inesperienza, però non... Sì, forse ma... L'esperienza quello che ti fa fare è o counterarlo con un backstab anche camminando, okay, oppure aspettare che finisca l'incantesimo, o shottarlo a tua volta con la stessa magia prima. Ah, ok. Non c'è molto. Quindi non differenza. Riesci a farci dei duelli fair contro gente del genere? No. Sono tutte gimmick contro di esse. Ho capito. Ora, con la chiave universale, figata, di nuovo si apre il dobbiamo mondo andare di gioco, da Evil. La mappa. Esatto. Let's go. Ragazzi, esatto. Il malocchio non c'è più. Il malocchio non c'è più. Se vuoi ti evoco, eh. Sì, sì, ma... Aspetta, faccio prima il duello contro lui? Assolutamente. È perriabile quell'arma? Assolutamente sì. Oh, che goduria! Bravo. Ma che goduria! Mamma mia! Dai, no target adesso. Mamma mia, il malocchio è finito, maestro. No target Perry. No target Perry, mamma mia. Così si fa, così. Let's go. Bravissimo. Finalmente libero. Non può più avere per sempre, vero? Allora, esatto, vai tranquillamente, sali pure.
Ora è il tuo momento per sconfiggere la revenge così, del diciamo, demone capra. Facciamo l'all boy. Esatto, hai visto che c'è del demone capra, del demone toro. Sì. Esatto, combatti pure il demone toro. E il demone toro ti inviterei così per varianza a farlo giù? Esatto. Ci provo. Oh yeah. Dai. Ah, però aspetta, ci sono gli arcieri, cazzo, che palle. Ci sono anche gli arcieri, ma è il demone toro. Gioca sì. Con tutto. Esatto. Un po' di capire come farlo lui. Rendilo di nuovo difficile. Sì. È troppo, fin troppo difficile così però. Vabbè, vabbè, ma... No, no, nel senso... Realtà... È veramente stretto qui. Non capisco come fare a colpirlo. Sì. Però... Se per esempio... elimini gli arcieri a questo punto. Gli arcieri mi sa che vanno uccisi, perché altrimenti mi richiede il dover rollare come il pazzo. Sì, fai. Allora a questo punto uccidi gli arcieri e combattendo sotto avrai la possibilità di capire finalmente e apprenderlo definitivamente il funzionamento del, per esempio, di sotto le gambe. No? Sono queste cosine. Sì. No, ma assimila... alla fine dei monitori li avevamo fatti anche all'inferno a Aizalith, quindi... Sì, no, certo. Ah, non sono tornato umano, però vabbè, chi se ne frega. No, non preoccuparti, non devi, sì, tranquillo. Non devi. Però, ora, mentre a questo punto torni verso il borgo e questo demone di Aizalith che ha scalato la città dei non morti... Let's go. Ti dico una cosina. Vai. Vi dico una cosina, finalmente... Yes. Bianco su nero, perché ha letto quei documenti, però insomma, okay. Nero su bianco. È ufficialmente non Havel, l'uomo della torre. Ah. Quindi è un soldato di Havel, come immaginavamo la prima volta? Sì. È un soldato di Havel e nelle traduzioni originali Havel è messo al pari... Delle divinità di Janor Londo, sì. Pensa te. Quindi era un po' il guerriero prediletto di Gwyn. Sì, era il guerriero anti... Sì, esatto. Lui era il vero e proprio commilitone di Gwyn. Cioè, non era un cavaliere, era uno di loro. Sì, era uno di loro. Per questo! Certo. Ovviamente. Cioè, una volta che fai uno più uno, è tutto facile, ma... Per questo ha dei miracoli su di sé. Perché lui è un dio. È un dio. Quindi c'è gente che crede in Havel, praticamente. Il miracolo di Siaran. Di Kiran. Si dice Kiran. Miracolo di Kiran. Non hai il miracolo di Gaff. No, però hai i miracoli di Havel. Cioè, è quello. E sì, era sì. Cioè. Ok, senza frecce è abbastanza fattibile. Bravo, attento a non farti spingere di sotto, ma campione, proprio anche perché di solito, esatto, si combatte, qui dovevo andare esatto, indietro. Si combatte con spacing, perché lui fa onde d'urto molto fastidiose, ma hai fatto quel roll che era divino. Bella. E la, diciamo che, allora ragazzi... Ma come ho fatto a morire a sto boss dall'alto le prime volte? Cioè, ma cioè l'unica difficoltà di questo boss è questa strettoia. Esatto. Cioè è letteralmente impossibile perdere altrimenti. Guarda che percorso che hai fatto. Cioè fa schifo il demone toro, ragazzi, è terribile. Bello, eh? No, ma è stupendo quello che hai fatto, infatti. Per questo te l'ho voluto far fare. Allora... Però senza equilibrio gli arcieri continuavano a interrompermi. Lo so, ma infatti l'equilibrio è importantissimo. Però io ho la roba di Gwyn per loro, capito? Non avevo pensato al tuo equilibrio, proprio perché attraverso la possibilità di subire danno ma non essere storditi dalla freccia, tutto cambia, no? Ora risponderò di nuovo in maniera piuttosto... Allora, non tanto oggettiva quanto... Vi spiego la traduzione, ragazzi. No, io ho tirato il pugno! Vabbè, ma non lo meritava il demone toro, un mob del cazzo. Allora, qui tu puoi parlare con Soler, se vuoi. Vado, certo. Ma decidi tu se vuoi sprintare poi ai gargoyle o fermarti qui, eh? No, voglio sprintare ai gargoyle.
E sprintiamo ai gargoyle. Metto il mio segno, allora. Aspetta che sto leggendo. Ah, non so se posso... No, forse viene considerato... Ah, tu leggi pure. Io vi spiego una cosa. Può piacere o non piacere, interpretatelo come volete. In realtà nel contesto della storia di Dark Souls funziona. Nelle descrizioni, sempre dal giapponese, però questo viene anche tradotto in occidente allo stesso modo, solo che così assume un ruolo diverso. Il dente e lo scudo vengono definiti come reliquie, come simboli del dio Evil condito di Lord Gwyn. Quindi a quel punto non pensavo arrivasse qui la fiamma, ma va benissimo. Quindi a quel punto si può, per me, tirare un po' e dire sì, sono... non è un Lord Evil, no. È una delle divinità di Anor Londo e compagni di Gwyn, ma non è uno dei re. Però diciamo che si possono considerare multipli in quanto reliquie costruite a nome di, in nome di, a figura di e bla 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 bla. Bah, non mi fa impazzire, però tocca. Perché così è descritto. Cioè, non ci stanno cazzi. Ecco perché ce ne sono multiple. Perché sono costruite per... Sono copie, esatto. Ho capito. Sì. Ragazzi, per fare una cosa. Ah, sì, vuoi fa... Ah, siediti al falò del Borgo dei Non Morti, però. Hai ragione. Ora sono in mid, non importa. Esatto. Allora, quindi, il Borgo devo spingere la scala, vero? Sì, io vi dico, di questo ne riparleremo. Finché mi parli di copie, io sono d'accordo. Quando mi parli di copie con poteri speciali, devo un po' pensarci un po' e leggere io stesso le descrizioni e parlarne un po' anche con qualcun altro. Perché lo scudo di Hevel, tu non lo sai, Sidoni, ma lo scudo di Hevel con l'R2, una volta utilizzato, ti mette un buff che ti rende letteralmente di pietra e ti dà equilibrio infinito per un po' di tempo. Quindi che tu possa copiare una cosa del genere, boh, non saprei. Si potrebbe dire però che lo scudo che si trova ad Anor Londo è quello vero, e gli scudi che hanno per esempio i soldati della torre sono reliquie copiate. Quindi è tirare un po', però è così, ci stanno cazzi. Non, per il dopo ne riparleremo, ragazzi. Per ora parliamo del presente. Bravissimo, bravo, è proprio quello che volevo, guarda. No, perché mi ha preso? Cosa mi ha preso? Ora risputa. Mi avrà visto sopra, no? No, ok, non mi vede. Cosa cazzo sparo alla testa? Proviamo. Ma con l'hitbox di Dark Souls non ce la farai mai. Ah, ma aspetta, non ho le frecce giuste. Preso. Oh, di che cazzo hai fatto? Prova a tagliargli la coda. Ah, ma ma come non la vedo la coda? La vedo. Aspetta, sniper elite. Puoi farlo da sotto il ponte. Aspetta, e se sniper elite riesco a farlo da qui? Quanto sono Chad? Oh, super Chad. Beh, io l'avevo presa la coda. Che fa? Poi torna su? Sì. Voglio provarci ancora. È possibile prenderla da qui? Penso di sì. Ok. Doveva presa in punta, forse. Sì, vabbè. Ma porca la puttana. Ma l'ho presa, l'ho presa. Basta! Esci! Esci da sto cazzo! Ok.
Ok. Come si esce dalla modalità arco? Ok, con L1. Ma mi continuo a fare... Allora... Io voglio riuscirci da qui, cazzo. Dio! Ti metto full screen e guardo un po'. Allora, sì, sì, sì. Vediamo un po'. No. Arrabbiatissimo. Quindi ti conviene farlo, per esempio, da sotto il ponte, dove la puoi vedere. Da qui, dici? Prova. Ci sono molti metodi per tagliarle la coda anche durante il combattimento corpo a corpo. Ma aspetta, qui è perfetto. Hai visto? Kick. Ma viene qui? No, non mi vede. No. Buono, Firenze, buono, stai buono. Firenze, calma. Perché Firenze, devi sparare per forza? Allora. Aspetta, calma, tieni premuto. Esatto. Ok. Allora, aspetta, boom, adesso. Bella. No, non ci rimane lì. Bella idea, però. Però tanto qui che cazzo mi fa? Niente, quindi. Andiamo. E il traduttore mi dice comunque che riparleremo di altre descrizioni di Havel, quindi tempo al tempo. Ok, per... No, basta! Madonna, no, stavo cadendo di sotto. No, ragazzi, il malocchio è finito, non vi preoccupate. Colpisce la punta della coda, così siamo sicuri che l'hitbox sia quella giusta. Non... Esatto, vabbè, sì, brava, bella così. L'ho bella, preso, ma non si è fatto niente. No, vabbè, è partito lo scoppio ritardato. Hai visto? No, ma così qui è impossibile prenderla con la spada. Vai. Bella. Sì! Ma è morto, no? Solo la coda tagliata. No, sta arrivando qualcuno, maestro. Oh, se vuoi una soddisfazione che non siano i gargoyle... Antonello, puoi... secondo. Puoi uccidere il drago, eh? Allora, ma è arrivato Antonello. Antonello lo forbiciamo, aspetta. Metto. Antonello, fai attenzione. Antonello? La spada che hai trovato è a 200 di danno all'inizio del gioco. È potentissima per early game. Antonello è già qui? Okay. Mi ha perriato Antonello, veramente. Ok. Antonello secondo è fortissimo, ragazzi. Io ho messo il segno, non si sa mai. Oddio! Vuole farti un backstab subito. Sì, io mi levo dal cazzo. Ok, io ho messo il segno, ma giustamente il respiro non so se te lo darà. Ma che cazzo? Iper laggata finale. Stavo andando dietro e mi ha preso la spada. Che era, bello che era. Quello era un bel parry. Niente. GG. Era bello. GG. Qui non è andata a buon fine. Però intanto te la sei giocata con decenza perché già hai fatto un parry che era quasi perfetto. Per me quello era parry. Offline era parry, già. Esatto. Allora. Aspetta però che devo umanizzarmi. La spada è una maledizione. Specie nella prima run è fortissima, ma non scala. Non credo. Esatto, sì. Allora. Andiamo. Fai le scale. Guarda, se vuoi fare un rush, facciamo... Mamma mia, ti faccio vedere cosa vuol dire correre a Dark Souls. Va bene. Andiamo. Allora, aspetta che appaia il segno, perché io sono qua. Sei qui? Sì. Stai oltre la porta, ma eccoti. Eccomi. No, non sei tu. Ma invece sì. Sono per forza. Sei diventato un santo. Sì. Wow. Perché ho la testa... Sei bellissimo.
E tra l'altro il mio partito è cresciuto. Il mio no. Tempo al tempo, qualche invasore. Perché? Allora, seguimi, torniamo indietro. Indietro? Yes. In che senso? Torniamo sotto il ponte. Ok. Cioè, sì. Esatto. Saliamo le scale. Sì. Ora al mio 3 attraversiamo. Oh, okay. Ma io dai, attraversa quando. Attraversa, attraversa. Andiamo, andiamo. Oh, andiamo, no, no, scusa, scusa, ho avuto paura. Tranquillo, tranquillo, attraversa quando vuoi. Vai. Eccomi. Attraversato. Attraversa, attraversa. Ok. Ora... Ah, perché le fiamme vanno solo di là. Esatto. Cazzata. Appena vedi la viverna atterrare, sprinta sotto. Come se non ci fosse un domani. Non dove eravamo noi, ma oltre lei. Ok. Vai. Corri. Vai, vai, vai. Bravissimo. Yes. E questa è fatta. Grande maestro, siamo già qua. È incredibile. Apriamo la leva. Non fermarti. Ok, no, 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 fermo, no. Fermo, cosa, fermo, fermo, no! Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Ok, ora. Ascolta. Maestro. No, dove va? Dove va? Va bene. Ah, okay. Guarda cosa fa, guarda, guarda cosa so fare. Aspetta. Cosa? Maestro. Che schifo, eh? Sì. Maestro, come fa a farlo? È perché ho il parassita grosso. Maestro, che bello, può, anzi, scappellare, vuoi vedere, il parassita. Vuoi vedere un'animazione unica? Sì. Prova a fare un calcio senza armi. Ah, no, 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 senza armi. Allora, aspetta. Ok, mi tolgo la fiamma della piromanzia. È così, è no? Una ginocchiata. Ah, non lo vedevo da davanti. Sì, sì, ah, è una ginocchiata. Noi pensavo che ci fosse qualcuno, diciamo, legato al parassita, qualche animazione legata al parassita, non capivo. No, la mia è legata al parassita. Sì, 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 no, la tua, la sì. Mia... No, no, pensavo il mio calcio. Allora, ora... Aspetta che rimetto... Certo. La mano. La manus. Arriverà prima o poi. Eccolo. Eccoci qua, quella ascesa più 5. Sì. Ora corri e non fermarti. Va bene, maestro. Maestro, che bel culetto! Non fermarti! Come... no, inseguo il suo non culetto. Non fermarti! Inseguo il suo culetto. Mi ha fermato lui, però io le assicuro che non okay, mi sono okay, fermato. Okay. Tu, superalo, superalo. Un attimo. No, no! Questo è un problema. Ah, perché sono in midroll. Casa in midroll! Io mi sono spogliato per essere in fast roll, ecco perché. Ok, ok. Ok, no, no, ma è fatta, sei sicuro. Cioè, più o meno. Ok, ok. È fatta. Ora ti spiego. Cioè, stavamo correndo insieme per far sì che il non morto che chiude il cancello non facesse in tempo. Ah, ok, ma tanto tu sei arrivato, quindi puoi aprirlo. Yeah. Ok, perfetto. E ti posso dire un segreto segretissimo. Sì. L'armatura di questi cinghialoni sì. non funziona se fai attacchi in salto. Ah, perché è buggata, non è però, molto... non dovrebbe farlo. Non è Sintended, ovviamente. Guardalo, guardalo, guardalo! Non mi vedi. Cattivo. Ok. Andiamo, maestro! Sì, sì, andiamo! Salto! No, andiamo! Ok, andiamo. Ok, vai. Fuggiamo, fuggiaschi! Sta arrivando, vero? Lo sento, sì, lo sento vicino al mio culo. Sta arrivando tantissimo. Lo sento. Okay. Ci sono. No, era bellissimo quell'attacco in salto. Sì. No, è mio maestro. Okay. Let's go. Sì! Ok. Ora. Ha droppato un altro elmo, Zanna di cinghia. Adesso. Sì. Puliamo la chiesa. Ok. Ma c'è il tizio sopra che spara le magie. Non lo farà a lungo. Maestro, lei così mi piace, così risoluto, tutto nudo. Andiamo. Sì, sì. Ah, aspetti, c'è... Cosa non si fa per il fast roll? Allora, Franco d'acciaio attento. Qui. Esatto. Ah, mazza, alla faccia della risolutezza stai andando sparatissimo. Ok, bravo, così ti voglio. Dove sono le monete? Con tutto dimezzato. Voleva bere il coglione, voleva. Andiamo, maestro. Ora.
ti faccio fare un giochino. Sì. Prova ad equipaggiarti al posto della piromanzia. Sì. La spada leggera del drago. La spada leggera del drago, va bene. Sì. La trovo sopra, vero? Sì, sì, è un'arma. Sì, sì, è una spada leggera, quindi la trovi. Ok, vediamo un po'. Eccola. Okay, ok, prendila a due mani. Sì. E quando ci sono i non morti in fila, premi R2. R2, va bene. Adesso li aggriamo. Non stai dietro di me, perché sì, sennò magari non... Ok. R2. Vado. Aia. R2. Ah, ok, ma... Oh, ho capito. Aspetta, spostati. Ma non... Li trapasso se tu ci sei davanti? Ah, sì. Sì, sì, assolutamente. È per quello ti dicevo... Ah, ma è lo spadone delle tempeste di Demon Souls, ora ho capito. Sì, esatto. Attenzione però perché sta sparando merda. Ok, ok, aspetta, 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 ce l'ho. Però non riesco a targettare bene. No, okay. Ma non devi neanche targettare, che ti frega. Ok. Ma è fortissimo. Ma funziona dappertutto così? O è come quello delle tempeste, funziona solo qua? Funziona dappertutto. Ma è finito. Solo che ogni colpo sbriciola l'arma. Ah, ok. È come peraltro proprio quell'arma di Demons. Bel parry. Bravo, ok. Ho approfittato, maestro. Qui puoi beccarti il dialogo unico di Lothric. Giusto, perché non l'avevamo mai liberato. Esatto. Ascoltiamolo subito. Oh, still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Parlaci pure, ti ringrazio. Certo. Thank you. Yes. Ci ammazzeremo di nuovo, non preoccuparti. A meno che tu non vai a ucciderlo adesso. No, maestro, non me la sento, sinceramente. Go! No! Ora ti fa buco. Aspetta. Vai, vai! Yeah! Flangingone, no! No! Adesso ti fa il parry, eh? Ok. No, ma che parry. Spacco la faccia, sto coglione. No, mi ha perriato! Ma come fa a fare parry con lo shotel, il bastardo? È lo shotel. Perché sono, no, in midroll! Continuamente in midroll! Per l'arco! Ah già! Sto cazzo di arco. Ah, lo fa con il pugnale difensivo di Karim. È vero, è vero, è vero, è vero. Ragazzi, continua... No, non so... Ah, no, per la spada! Ah, per no! È colpa del maestro. Ti ho fatto provare una cosa nuova. È stata no, va bene, è colpa mia, non è colpa del maestro. Allora. Vabbè, tanto ho capito come fare. Cioè, lo skipperone... Aspetta, però, mi umanizzo? Puoi umanizzarti sotto la chiesa. Di dai. Là, sì, sì. Così almeno anche il checkpoint. No, ragazzi, non è colpa del maestro, è colpa mia. Lo volevo spaccare sto coglione, ma poi mi sono reso conto di camminare molto lento. E lì ho capito che sarebbe... Ah no, però non devo andare qua, non devo andare qua. Esatto. Devo fare lo skip che mi hai insegnato. E adesso ti farò vedere che ho imparato. Oh yeah, anche se poi adesso la viverna non c'è più, quindi stai a posto. Ah, non c'è più? Perché ha sparato a fuoco allora, scusami? È lì, è lì, è lì, c'è, 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 c'è! La tua è tornata... Ok. Ok, ah, perché giustamente sei morto, quindi sei tornato a farlo prima. Ok, sì, giù, sì, ok. Cioè, ok, puoi farlo vedere, puoi farlo vedere. Vai, vai. No, non è mai! Disperazione. Dai, vieni. Ok. Dai, vieni qua. Sì, devo far vedere. Devo far vedere al maestro che ho imparato. Lo so che non sono umano, ragazzi. Quando senti il suo fare grrrl, hai tipo 5 secondi e poi scende. Ma mi devo far vedere? No. No. Vuole un po'. Vai. Let's go. Oh yeah. E qui, per esempio, in corsa puoi tagliarle la coda, capisci? Certo. Ora qua diventa umano. Ok, giusto. Hanno già chiuso il cancello ormai, no? Perché tu l'hai riaperto. Eh sì, no, ormai non penso che possa essere più chiuso. Easy. Mi hanno invaso. No. Ti evoco. Vai. Sperando di poterlo, okay, fare.
Vabbè, sì, a parte sì, mi sono seduto, dai. Quindi ci dovresti essere. Soprattutto. Ok, ok, dai, vediamo un po' se funziona. Sì, sono stato convocato. Fantastico. Allora, intanto io avanzo. Sì, sì, ti seguo io, infatti. Oh, oh, finalmente. Ah, ma il porco una volta morto è morto? Yes. Esatto, attento a non sottovalutare. Non ti far chiudere da quattro cavalieri di Balder, perché non è una buona idea. Siamo non comunque in New Game Plus. Fuck. Yes. Ma... è okay. Bravissimo lui, eh. Ah, vedi, ma che cazzo, ma questo? Un maestro. Oh. Bravissimo, bravissimo lui, sì, sì. Ok. Bene. Se fossimo tornati a Firing Shrine e ha parlato con lo track, lo potresti persino evocare qui. Pensate, invece adesso lo ammazziamo come lo stronzo che è. Esatto. Comunque che stronzo lo track, che all'inizio è tutto quanto carino con te. Sì, a modo suo, eh. Ok, qui stiamo facendo proprio carneficina, eh. Tanto non sono impowerati. Oh, yeah. Bella lì. Din don dan. Maledetta scala. Grande anima. Allora, andiamo dallo track. Aspettami, aspettami, è la mia fight. Tanto non posso combatterlo. Ah, ok, ok, fantastico. Lo track di merda, combattimi. C'ho body block. Lo body block. Lascialo andare, maestro, sono qui. Non riprendo neanche le anime, tanto mi muore. Porca troia, non vedo un cazzo. L'inquadratura ti è incastrato, attento quando tieni la baghetta lì. Ah, però fisicamente parlando ho il 100% qui. Guardi, quella è una porta chiusa, eh? Sì, sì, no, questo lo so. È nel posto peggiore in cui potevi... Ah, sì. È sei veramente... nel posto peggiore... Okay. Ok. Ah, ecco. Che ansia. Esci, l'ho scoperto. Fatti infatti, un po' di aria. Fatti infatti. Un po' di aria. Ok. Cazzo, è stronzo sto duello se fatto qui, eh? Ma pensa a New Game. Allora. Madonna, c'ha un sacco di vita, tra l'altro. È fortissimo. Lo track è fortissimo. Cosa? Vi siete fatti perdere vicenda? Sì. È stato incredibile. Cioè. Tento sulla scala. No, infatti. Devo riprendere vita. Esatto. Esatto, sfrutta. Lui non usa il potere della shotter con te, quindi stai a posto. Altrimenti. Eccoci! Oh! Pensa con l'anello del calabrone cosa gli avresti fatto. Eccoci! Finalmente. Ora che ti ha perdonato la mercante. Ah, l'anello rosso di Karim, eh? Sì, okay. Sì. Adesso anche un'ambulanza. Gliel'ho chiamata io. 5 umanità e anello della protezione. Posso rompere quello vecchio per mettere... No, doppio anello della protezione. Non puoi averlo no, doppio. No, maestro. Maestro, venga qui. Dov'è? Però, dov'è? Sto salendo le scale dei gargoyle, sono qua sopra. Però non mi ricordo dove sono. Tu, tranquillo, le trovi. È un vicolo cieco altrimenti. Non sono sicuro di questa cosa, ma vabbè. Quello che volevo dirti è, hai visto quindi che se tu uccidi lo track, ci sono anche dei modi tipo buttarlo giù dalle scale di Firing Shrine quando è pacifico, con dei calci silenziosi. Sì, puoi perché... ottenere subito il Fap Ring, che è incredibilmente importante. Che è fortissimo, tra l'altro, è vero. Oh no, ci sta invadendo qualcuno, io non trovo le scale. Aspetta, forse sono qui. L'altra parte, completamente dall'altra parte. Esatto. Di qua. Esatto. Allora. Dove cazzo sono ste scale? Di qua? Ma no. Ci sono delle sedie. Sto venendo purgato da Solar Merdone. Sì, sì. No, io ragazzi sto avendo la facoltà di non riuscire a trovare la cazzo di strada.
Zoro totale. Allora, qui c'è lo 3 che basta, ed è una dead end. Esatto. È la prigione, e quindi fanculo. Ok. No. Zoronia come sempre, tra l'altro, ragazzi. Vai a sinistra, poi continuando dritto a destra. Ok, ok. No, hai continuato dritto e basta. No, ho visto l'invasore, per questo dicevo ok. Ah, ok, ok, ok. Ok. Cos? Eh sì, al backstabino facile. No, no, è che non era dietro di me. Ma curati, cioè, nel senso, sei stato invaso. Ma ce n'ho una di Estus. Ah, io sto cercando di correre a mettere il segno. Ma vai, no, io mi faccio ammazzare, forse faccio prima. Perché tanto qui c'è poco da fare. Con un Estus davanti al boss, cosa faccio? Ah, sono Gargoyle. Se riesci a... È vero, se riesci quello. A, se ti lascia curare un momento. Ah, si è fermato! Ok. No. No, non attaccarlo, curati e... Ti sta facendo fare. Ok. Oh no, 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 no! Ok. Sei stato purgato dal mondo, tipo? Sì, stavo cercando di giocare guardando il tuo schermetto nel mentre lasciavo buffare tutto, non è stata una buona idea. Ma quindi? Cosa facciamo? A me non c'ho manco la piromanzia qua. Mannaggia, st'invasione con i tempi non ci voleva. Soler, ti prego, fai qualcosa. Giochiamo, fai qualcosa. Esatto. Cosa ti ha lasciato a terra? Ah, non lo so. Le umanità. Ah, le umanità per curarmi. Ah, e si è curato pure lui, ok. Sto cercando di arrivare. Vuole che io mi curi. Vuole che io mi curi. Sì, ok, però, amico mio, non posso perché ci sei tu qui. Quindi non posso usare umanità. No, non può usare l'umanità lui, esatto. Adesso ti prego, fai qualcosa così che questa diretta possa andare avanti. Ti prego. No, niente, vuole occupare la diretta. Però aspetta, magari sta aspettando me. Mo' arrivo. Cioè, ci sono, Aim. Ci sono quasi. Sì, sì. Più o meno. Allora. Eccomi, eh. Ok. Ok, a questo punto... Aspetta, ti faccio vedere un trucco, Michele. Ti faccio vedere un trucco. È un trucco pazzo, Michele. Lo usano solamente i veterani. Ora puoi fare quick exit, no? No, no, io sono entrato dentro la nebbia. È stato brutale. È stato terribile. Pietato e crudele. Ho pensato, è talmente tanto lontano che se me ne vado non ce la fa. Ok. Saido wins. Foggali. Sì, sì, adesso però devo ammazzarlo, intanto. Ah già, ma c'è anche il Cavaliere Soler, cioè questo coso implode adesso. Ah, gli hai evocato Soler? Sì. E non c'eri tu. Sei riuscito a evocare Soler nella fuga. Sì, è stato bellissimo. Ok, ma... ce n'è un altro. No, no, fai piano Soler, dobbiamo pigliarlo a pugni. Fai piano Soler. Ma che cazzo?
No! Soler, ma se ti dico piano... Dai, li abbiamo uccisi insieme. Ho capito, ma... È come se avessimo colpito con un pugno nelle diverse dimensioni. Anche se io ho pensato di voler uccidere a pugni, però poi ho visto i danni che facevo. Ho partorito, ragazzi. Sì, è vero, ho proprio una testa di cazzo adesso. Come faccio a fare la... È il calcio. Sei evoluto. Merda! Ma posso mantenerlo per sempre? Se vuoi perdere la metà delle anime per sempre, sì. No, allora no. Però per voglio un fare un po' così. Inutile. Cioè, questo è il livello finale, non ci sarà più altro? Non ci sarà più altro, ma se vuoi puoi dare... scusa, manda... butta un... Ah no, la prossima volta buttiamo un insetto in faccia a Oswald. Vabbè, ah, possiamo leccare Oswald con l'insetto? Lecchiamo Oswald. Va bene, arrivo. Avete visto che alla fine le campane si sono fatte? Hai visto? Ding dong. Dopo 3 ore e mezzo, ma... Io mi sono divertito veramente tanto. Ma guarda che... Cioè, mi fa male la pancia. Inaspettatissima e stupenda. Cioè, io lecco Oswald. Ok, arrivo anch'io a leccarlo, aspetta. Ding dong, ding dong. Nessuno più ci credeva. Ma quindi la prossima è Sign Fortress? Beh, ci sono molte cose che possiamo fare, ma volendo possiamo... Cioè, in realtà si potrebbe andare da Norlondo e prendere il Lord Vessel in 20 minuti, esatto. Maestro, sta facendo sesso con Oswald? Ehi, tu, non guardare! Ok. È arrivato il momento di togliersi il parassita, infine. E gliel'hai messo a lui? No. Beh, a livello canonico sicuramente sì. Uè, Ozzy. Allora. Ozzy. Se mi confesso Oswald, la mercante non ce l'ha più con me, vero? No. Fai. Ok. Richiedo assoluzione, sì. Abbiamo tolto il malocchio. Grande! E adesso? Che finale! No! Ma come, non posso leccarlo? Attento, devi fare un calcio. Lo sto facendo, beh, ma... sì! Senti come... Però non ce l'ha con me, non è arrabbiato. No, se esageri sì, però occhio. Ah, ok. Tieniti adagio. Ok, ho fatto un po' di leccatine. Un po' di leccatine. Beh, tattiche. Abbiamo avuto un ottimo finale. Devo dire di sì, ragazzi. Abbiamo suonato entrambe le campane. Abbiamo fatto un botto di discorsi sulla stregoneria. Sono morto qualcosa tanta come ciccia. 20 volte tra il... Tra Blighttown e la Valle dei Dragoni. Esatto, e la Valle dei Dragoni. È stato un bel momento di tilt, ma ne siamo usciti vivi. E duello... tra l'altro con altra lore. Mi chiedono duello finale. Io ci sto. Beh, il fatto è che se volessimo fare un duello finale ci sarebbe... Sul tetto. Poco spazio per parlarne bene. No, ah, magari. Hai ragione. Cioè, no, allora no. Il duello va goduto. Potrà essere. No. Allora, i duelli iniziali, mezzani e finali saranno da fare sempre ed è stupendo. Ma stavolta lo renderemo di nuovo l'introduzione del va prossimo. Bene. Perché altrimenti sarebbe troppo bruciato. Di leccare le code dei gargoyle. Maestro, mi ha sgamato mentre faccio le marachelle. Va bene. Grazie mille maestro, è stata un'altra live bella divertente. Abbiamo fatto praticamente le due campane suonate, sì. Altri due boss? Sì, due. Sì, oggi sì, ma tra l'altro no, tre, chiacchierando e giocando potevamo farne 4, esatto. Sì, esatto. Sì, ma facendo anche un sacco di stronzate. Esatto. E, adesso dicevo Sands Fortress prossima volta. Sì, ma in realtà sì. Allora, Sands Fortress sicuramente te lo consiglio.
perché offre delle opzioni interessanti per il futuro, però ricordati che volendo ci sono anche il giardino radice oscura. C'è l'idra. C'è l'idra, c'è la farfalla. Però per ora, ovviamente le catacombe per ora le stiamo tenendo, no? Sì. Intoccate, però quattro boss fatti, dicono. Ah, c'è anche scarica di infinita, vabbè, però. Scarica sì, infinita. Sì, vabbè, sì, sì, sì. E via. Vedremo. Però sì, la prossima volta ci sta Sense Fortress per farti vedere quanto veloce può essere. Va bene, ci sto. Ragazzi. Dimmi pure chi ragazza grandare, se vuoi. Ragazza grandiamo, scegliamo un po', scegliamo un po', scegliamo un po'. Potremmo ragazza grandare. Non vedo nessuno al solito, non c'è nessuno a quest'ora. Porca miseria. Ragazza grandiamo, vediamo se qualcuno ci dice qualcosa qui in chat di interessante. Il trono l'abbiamo già raidato l'altra volta. C'è Berro Fronzo, PG. C'è Victor Laszlo, Pregianza. C'è Mauro Zingarelli, potremmo. Sì, 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 è un ragazzo degli Slim Dogs. Ma è va online, bene. Vediamo un po'. Controllo un attimo come si chiama. Ok, il canale si chiama 000 Skills con... Ah, trovato, okay. trovato. Vai, Ride 000 Skills. Maestro, grazie e ci vediamo e allora venerdì. Noi ci aggiorniamo al top. Che grazie bellezza. A te e a presto. Bacetti. Ciao. Ciao. Ragazzi, noi ci vediamo tra meno di un'ora con l'inizio di Everwood. Si gode parecchio, non andate da nessuna parte, ore 9:30, Everwood. Everwood e si gode come pazzi. Puntata 1 ci dovete essere. Ragazzuoli, vi mando un bacetto. Buona serata, buona cena e per chi vorrà, stiamo per cominciare un'avventura RPG psicologica da non dimenticare. A più tardi. Ciao.